per aprire appunto il programma di Chiaro Veggenza e per ricordarvi che insomma continua il programma Weekend con sport, spettacolo e musica, iniziato come ben sapete oggi alle ore 15 dai nuovi studi di Telegolfo. E il gioco Toto 13 inoltre, che continua ora, diciamo fino alle ore 22, però in compagnia del nostro Gennaro D'Aurea. Ci terrà compagnia questa sera dalle ore 21 alle ore 24. Fidatevi dei pronostici del nostro amico e fraterno collaboratore. In studio inoltre ci saranno ospiti Salvatore Esposito e Raimondo Napolitano. È da ricordare inoltre che nel corso del programma potete continuare a telefonare per annunciarci e comunicarci la vostra schedina al numero di Telegolfo, che penso sia in sovraimpressione, l'882-2115. E le chiamate sono accettate fino alle ore 22.30. Vi auguro personalmente un felice e divertente ascolto e tanta buona fortuna. Inoltre ricordiamo infine che la trasmissione è indifferita anche per la radio Camaldoli Stereo. Passiamo la parola a Gennaro D'Aurea. Ma buonasera, ci vorrebbe un applauso per questa bellissima e straordinaria ragazza di Telegolfo, grazie alla direzione di Antonio Serpe e i meravigliosi cameraman, appunto, e gli amici registi, computeristi che si trovano all'altro lato, appunto, della console di regia di Telegolfo. Ho trovato veramente una vera famiglia qui a Telegolfo e sono fiero di stare in questa formidabile emittente. Comunque, buonasera carissimi telespettatori. Gli ospiti della sera, Raimondo Napolitano, e abbiamo anche presente l'amico Salvatore Simonetti, appunto un bravissimo ragazzo che anche lui prego di inquadrarli. Eccoli qua, lui è Raimondo Napolitano, che dopo mi aiuterà a fare la schedina, e dopo ci sarà appunto la stupenda star, così la voglio chiamare, perché gli voglio dare anche una rosa, ecco, perché veramente è un segno di affetto, accettalo appunto come segno di amicizia, appunto mio personale, d'accordo? Grazie. Prego, veramente sei stata straordinaria, grazie, e iniziamo subito la trasmissione. Dopo, dicendovi prima di tutto tante di quelle belle cose, perché ovviamente dobbiamo dire una cosa molto ma molto importante. Sono stato assente un pochettino dal monitor delle vostre case, però con il cuore sono stato sempre vicino a voi. Per gli amici che ascoltano tramite Radio Camaldoli Stereo, voglio dire, perché siamo in differita, devono telefonare all'882 2115, non devono chiamare assolutamente all'883-4483, perché assolutamente non vi risponderà nessuno, perché in questo momento mi trovo a Telegolfo, appunto a Torre del Greco. Quindi 882-2115, questo lo dico per gli amici che non ci vedono ma ci ascoltano solo, mentre coloro che ci vedono ce l'hanno scritto sul monitor, tra poco comparirà, perché di qua, insomma, sul monitor 1 non c'è. Allora, benissimo, mi dicono dalla regia che è contrassegnato. Benissimo, iniziamo subito questa rubrica, arte divinatoria. Ci sono tante culture e ci sta anche la cultura vedica. Vedica, cultura antica, cultura che è passata di tradizioni in tradizioni, e anche la veggenza c'ha una sua importanza. Perché se noi apriamo un antivideo della Bibbia, possiamo vedere che già c'erano dei veggenti all'epoca. Infatti c'era il re faraone Ferdinando, che fece uno strano sogno. Sognò appunto un campo pieno di spighe, e poi sognò un altro campo a fianco, dove è appunto un campo pieno di mucche magre. Cioè, che cosa voleva dire questa parabola? Voleva significare che ci doveva stare un anno di produzione pieno di ricchezza, e poi ci doveva stare un anno pieno di carestia, perché le mucche magre appunto vuol dire che è carestia. E infatti il veggente, non mi ricordo come si chiama, in questo momento oddio, ho dimenticato, però insomma è scritto nella parabola della Bibbia, nel 42esimo appunto della Bibbia secondo Marco, se non vado errato, e c'è contrassegnato questa parabola, che in effetti questo faraone andò da sto veggente a farsi appunto indovinare sto sogno, e così trarre appunto di questa abitudine, diciamo, totale di questo sogno ha avuto la traduzione, cioè doveva avere un anno di pieno e un altro anno di carestia. Quindi ha permesso al faraone appunto di fare un pieno da conservarsi anche per quell'anno che purtroppo era pieno di carestia, e quindi automaticamente non ha potuto.
Benissimo, ci abbiamo la nostra carissima annunciatrice che mi voleva fare alcune domande. Io sono qui sì, ad un po', esaudirla. Diciamo, per dare una cognizione, un concetto alle persone di quello che vuol dire paranormalità e di tutto ciò che è attorno. Ecco, la parola da quello che tu hai espresso vuoi sapere cosa vuol dire paranormale. Paranormale. Ecco. Allora, la parola stessa lo dice, paranormale. Facciamo caso, ecco, tanto per far capire anche ai tecnici che stanno di là, facciamo un qualcosa di più, un esempio molto maccheronico, ecco. Prendiamo per esempio una radio FM che comincia la sua frequenza da 87.500 e finisce a 108 MHz. Questo rientra nella gamma delle radio normali. Ecco, in questo caso è una radio normale, mentre chi è che possiede quest'altro dono, se così vogliamo chiamarlo, perché è un dono, la sensibilità di una persona, la sensibilità, tutto sta appunto nell'incisione. Scusate, sono molto emozionato questa sera, si sente anche dalla voce. Allora, volevo dire questo. Facciamo caso che io ho una radio che comincia da 85 MHz e finisce a 110, quindi la sua radio comincia da 87.500 e finisce a 108 nella gamma normale, mentre la mia comincia da 85 e finisce a 110, quindi ho più bande, più frequenze che posso ascoltare, mentre lei si deve attenere alle sue. Ecco, la parola paranormale è avere delle frequenze al di fuori del normale, cioè più della norma. Ho capito. Va bene. Specificatamente, diciamo, chi è la persona, cioè proprio in sé, chi è la persona che è paranormale? Com'è la persona paranormale? Ma la persona paranormale, ti dirò questo, non è tanto bello essere poi tanto paranormale, è un essere come tutti gli altri, solamente che purtroppo riesce così a capire delle cose prima che accadino, ecco, lui già, ecco, la parte buona e la parte negativa, perché se io contratto un'amicizia, mettiamo il caso, incontro un amico, solo guardando riesco a capire se questo amico insomma è sincero oppure no, ecco, da una parte è buono avere questa paranormalità, un altro lato è negativo, però ti previene, ecco, ecco, questa è un po' la risposta, quella là che tu volevi esaudire, insomma. Ho capito. E in ultimo poi ti volevo chiedere, si sente spesso tra i paranormali parlare di particelle? Sì, le particelle è un qualcosa che c'ha proprio la persona paranormale, una forza vitale, è la forza che mantiene sempre aperto lo spirito, gli permette, ecco, l'ectoplasma, sarebbe la sostanza viscida che può uscire dalle orecchie, dai pori delle mani, da ogni poro della pelle, l'ectoplasma, cioè è una sostanza che automaticamente quando uno fa una seduta spirituale appunto si vedono proprio queste escandesce appunto di ectoplasma che fuoriescono dall'orecchio oppure dalla mano, è tutto scientificamente provato perché i libri parlano chiaro, insomma, e quindi ovviamente abbiamo tanto di documentazione e porteremo a vedere i telespettatori di Telegolfo che cos'è l'ectoplasma, lo faremo vedere a voi carissimi telespettatori proprio durante una seduta, ecco, un buon medium dovrebbe avere appunto le particelle, oggi è molto raro. Appunto, qualche altra domanda? No, soddisfatto così. Grazie. Allora noi adesso, prima di accelerare, diciamo, i tempi, perché vorrei prendere qualche telefonata, prego la regia di preparare già qualche consiglio per gli acquisti, perché giustamente dopo faremo una piccola pausa, perché è molto importante la pubblicità. Allora, abbiamo una telefonata dalla regia? Allora il nostro Antonino Serpe ci leva appunto subito la prima chiamata. Pronto? 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 Buonasera. Pronto? Pronto? Ciao Gennaro. Ciao, chi è lei? Ciao, sono Marilena. Da dove chiami? Siamo da Napoli. Che zona precisamente? Siamo dal Vomero. Dal Vomero. Ci vedi per televisione? No, veramente per radio. Ah, va bene. Comunque prova a sintonizzare. Sì, infatti, ho provato, ma non sono ancora riuscito. No, ma sicuramente arriverà il segnale al Vomero. Ah, quindi, gentilmente, domani vai nel magazzino e compra una buona antenna. Me lo prometti? Terza banda. Gennaro? Sì? Innanzitutto ti voglio fare i complimenti, perché io ti seguo sempre, sei bravissimo, lo voglio dire in diretta, perché veramente sei unico. Ma io ti ringrazio che tu mi stai seguendo. Ma da sempre, da anni. Figurati che è stata un'improvvisata, poi del resto non è stato nemmeno annunciato per radio. No, il infatti. Fatto che è stato tutto un'improvvisata. Stasera colleghiamo appunto anche la radio con l'emittente Telegolfo. Ecco, un saluto anche agli amici che ascoltano Telegolfo sotto Roma, perché in questo momento il nostro messaggio, quello di Raffaele, quello del nostro favoloso Peppe, nostro direttore Tonino,
Veramente, insomma, mandiamo un saluto, scusate, io stasera mi sento emozionato, non lo so il perché, comunque forse dopo un lungo distacco dalla televisione, ritrovarmi di nuovo poi con vecchi amici, del resto veramente, insomma, mi ha fatto tanto tanto piacere. Vorrei inquadrare, ecco, un attimo solo il nostro carissimo Antonino Serpe, che veramente è uno dei più cari amici miei. Ci tengo un attimo se lo possiamo inquadrare. Pensate un po', sta vicino ai telefoni a prelevarmi. Saluta pure Tony, ecco, appunto mi sta prelevando le telefonate, ecco qua. Benissimo, dopo farvi fatto ampio scenario, diciamo, di questa trasmissione, andiamo avanti. Allora, Marilena. Pronto? Marilena. Sì, ci sono. Allora, ci sei. Allora, vuoi vedere l'amore, la salute o gli affari? L'amore. In amore. Quanti anni hai e che segno sei? 27 e sono leone. Grazie. Quanti anni ha? 27. Grazie. 27. Allora, 27. Già so tutto di te. Lo so. Ma tu sei una ragazza molto particolare, devo dire, eh? Perché? Bilanci, ecco, inquadriamo questo primo piano, facciamo vedere la realtà dei fatti. Pensa un pochettino, si vede? Regia, si vede? Grazie. Allora, perfetto, bilanci molto bene l'amore, però c'hai molte contraddittorie. Diciamo che ci sono delle negatività, purtroppo te lo devo dire, delle negatività che ti affliggono. Pronto? Mi devi dire, Antonio chi è, per favore? Pronto? Ma mi ascolti? Sì. Ecco, io non vorrei interrompermi con questa amica, perché il contatto è importante, si potrebbe ascoltare un po' più forte? Antonio, ho detto, chi è? Antonio, mio amico. Sì, però senti, questo amico devi stare attenta, numero uno. Sì? Sì, sì, perché l'ho visto in una situazione molto drammatica qua. È vero, tu sei molto brava, hai ragione. Senti, chi è il macellaio? Macellaio. No, per favore, regia, vi so... Guarda, comunque, signora, per favore. Il macellaio, chi è? Non lo so, Gennaro, veramente. Ciro, chi è il... Ciro è il macellaio. Io vedo un macellaio, vedo un negozio, comunque. È fatto sotto casa mia. Esatto. C'è una macelleria? Pronto? Io sì, sì. C'è una macelleria? Sì, c'è. Oh, e il macellaio come si chiama? Non lo so, Gennaro. Io non la sento, purtroppo. Tonino, scusami. Pronto? Sì, il macellaio come si chiama? Non lo so, Gennaro. Vabbè, si chiama Ciro, comunque. Ah. Volevo dirti questo, ma ti ha guardato con occhi molto strani? No, veramente. Perché io vedo, e questo macellaio ha strane idee che gli frullano appunto nel suo cervello. Vabbè. Cambia macelleria assolutamente. Allora, senti, ti voglio dire una cosa. Peppe, chi è? Giuseppe, chi è? No, io non la sento, come mai? Pronto? Sì, ma io non ti sento bene, ti sento a frammenti. Giuseppe, chi è? È un mio amico. È un suo amico, sì. Giuseppe, è un suo amico. Senti, vorresti... comunque io non è che con questa... la regia sceglie dopo una telefonata per l'esperimento. Diamo a loro, appunto... appunto scegliere la telefonata per quanto concerne, diciamo, l'esperimento. Claro. Senti, vedo un ragazzo qua che a te piace moltissimo, però ci sono delle difficoltà. Sì, è vero. Perché purtroppo tu sei una donna molto, ma molto particolare. E ti voglio dire solo una cosa. Una cosa che vedo qua, che in televisione onestamente non mi sento assolutamente di dirla. Perché l'hai fatta? Domenica... Chi ti ha proposto di scappare? Tu. Io purtroppo non sento bene la telefonata. Pronto? Sì, senti, come si chiama, ha detto questa ascoltatrice? Marilena, senti, esce un buon futuro per te, però purtroppo, carissima amica mia, ti devo dire una cosa importante. Sì. Che purtroppo le carte mi stanno dicendo che qui ci sono vari amici, sei un po' tu autobloccata sull'amore, perché purtroppo tu amavi un ragazzo e questo ragazzo ti ha ferito e se n'è andata con un'altra. Hai capito adesso? Pronto? Pronto? Io non sento niente. Pronto?
D'accordo, comunque io adesso ti saluto e magari ci ritelefoni perché la linea è diventata veramente impossibile continuare in questo modo. Allora, in questo momento io veramente mi sento a mio agio, anche in una trasmissione del genere, avere il mio amico Tonino vicino a me. Cosa mi vuoi dire, caro Antonio? Sì, ma vorrei che tu parlassi perché... Sì. Tutti. Ci tengono per la schedina, vabbè, va bene. Allora, amici ascoltatori, adesso Toto 13, ma prima di Toto 13 consigli per gli acquisti. Vi ho detto, preparate la pubblicità. Pubblicità, è giusto? L'accento sulla. Ma siamo ancora in onda, non c'è difficoltà. Benissimo, allora un attimo, cioè, ecco, perciò non ci hanno sospeso, perché mi dicevano dalla regia che c'è una telefonata importante. Pronto? Sì, accettiamo, dopo la pubblicità, dopo, infatti, ho fatto io un errore perché giustamente l'orario non è terminato per la pubblicità, quindi chiedo venia. Pronto? Vabbè, la diretta, il weekend continua in modo serale spensierato, non ti preoccupare. Allora, pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Signora, sia molto breve e coincisa, da dove chiama e come si chiama? Da Procida, Mariella. Mariella da Procida, che segno è Mariella? Pesci. Pesci. Un attimo solo, Procida in linea. Lei ci sta vedendo? No, sto in radio. Domani compri un'antenna, perché la prossima settimana non verrà trasmessa per radio, quindi dovete comprare le antenne per vedere Gennaro D'Auri a Telegolfo. Va bene. Terza banda, non dimenticate. Mariella, amore, salute o affari? Amore. Benissimo, allora io per fare, lei è pronta, signora, vuole fare un esperimento? Oh no. Eh? Sì. Benissimo, facciamo un esperimento con questa ascoltatrice. Non so se la camera volante è disponibile, se i tecnici sono pronti. Abbassate le luci, per favore, io mi devo alzare un attimo, se mi potete seguire, per favore. Ecco perché mi devo avvicinare esattamente vicino a quel televisore. E devo entrare, sì, però vorrei essere sicuro appunto di camminare in un modo. Ecco qua, Tonino, se mi dai un microfono volante, ecco, se mi staccate un attimo il microfono, facciamo un esperimento magari, va bene? Ecco qua, perfetto. Sì, togliamo proprio la giacca perché non possono uscire, vediamo un po'. Facciamo, ecco, caro Antonio, questa sera parteciperà a un esperimento in diretta qui in televisione, non c'è problema, calma. Allora, caro Lorenzo, buonasera, eccoci qua, ci troviamo nell'altro studio e adesso faremo un grande esperimento. Se potete darmi solo quelle luci, ecco, io vi ringrazio tantissimo, se mi date, mi occupo un attimo queste luci, ecco qua. Mariella? Sì. Allora, aspetta un attimo, che io adesso faccio qualcosa di molto particolare. Allora, in questo momento le luci sono puntate su questo televisore. Tutto buio, a parte si potrebbe spegnere anche un po' la regia, perché ho bisogno solo di questo... Ecco, grazie. Allora, tu dovresti andare con l'obiettivo in primo piano qua, da sfocare tutto. Ecco, grazie, va bene così. Perfetto, un po' di musica dalla regia, vi ringrazio. Io adesso entrerò in questo tunnel grandissimo fino ad arrivare a Ischia. Mariella, sì. Tu mi ascolti? Ah, il microfono dove sta? Non ti sento bene. Mi ascolti? Sì. Un attimo solo, Mariella, adesso mi porto il microfono. Un attimo. Ecco qua, Mariella, adesso mi senti? Benissimo. Mariella, voglio sapere una cosa molto importante. Una cosa importantissima. Dove tu abiti? C'era un vecchio fabbricato. Mariella, ma come? Il telefono io non lo sento, abbiate pazienza. Mariella, sì. Allora senti, dove tu abiti, ripeto, c'era un vecchio fabbricato. C'era un vecchio fabbricato? Sì. Ma dicevano che in questo fabbricato vedevano delle entità? La gente cosa diceva del dintorno? Era una casa fantasma. Cosa? Era una casa fantasma. Dicevano che c'erano delle entità? Sì.
sì, che erano morte parecchie gente. Perché era morta questa persona? Cioè, perché erano morti queste persone? Ecco, non lo so, perché io mi sono spostata. Ma lei abita un po' più sopra di questo caseggiato? Un po' più giù. Eh? Un po' più giù. Un po' più giù. Vedo una strada. Ma adesso dove sta quella, quella casa? Mi dica una cosa, ci hanno costruito un edificio? Una casa nuova. Una casa nuova. Signora, fuori dalla sua abitazione, il numero 7, che cos'è? 57. 57, chiedo scusa, 57 vedo. Sì, è il numero della vicina mia di casa, pronte proprio a me, vicino al mio portone. Suo marito, signora, suo marito non c'è in casa, non lo vedo. No, sta no. Fuori, sta imbarcato? Sta a Milano? Sì, sta a Milano. E vedo una cucina. Sta, sì. Ma lui che mette i pavimenti a terra? Sì, esatto. Un attimo solo, signora. Ma lui fa il piastrellista? Certo. Giustissimo. Un attimo, signora. Io vedo che lei è una donna molto sola. È una donna molto, ma molto sola. Però c'ha una sola amica sua che le sta vicino, che viene a casa sua. State attenta solamente a una cosa molto, ma molto particolare. Cioè io vedo, lei c'ha due figli? Uno. Signora, suo figlio ha avuto degli stati di influenza? No. Ecco, stia attenta perché questa è una cosa che io vedo. Vedo nel... cioè un qualcosa che purtroppo dovrà venire avvenire qui, questa epidemia purtroppo delle influenze, e suo figlio prenderà qualche influenza. Signora, un'altra cosa, mi tolga una curiosità, nel suo giardino, cioè diciamo quando esce, il cancello è verde? Sì. Benissimo. Ok, signori, abbiamo visto la casa, ecco, grazie comunque per la collaborazione, adesso devo farle le carte. Insomma, per la collaborazione di questa persona è stata veramente splendida. Grazie regia, grazie, veramente siete formidabili. Non so cosa dire. Sì, Mariella, adesso facciamo le carte per te. Senti, scusa, ma non è che mi devo preoccupare per il bambino? No, è solo un po' di febbre che dovrà venire. Dopo magari la regia prenderà qualche telefonata per l'esperimento, un altro esperimento totale, vediamo di... Ecco, questo è tuo, questo è tuo. Benissimo. Allora, adesso Mariella, sì. Adesso ti faccio un test sulle carte. Potete accendere luci, tutto quello che volete adesso. Potete anche accendere le luci. Allora, si sente la mia voce? Sì, sì. Da che parte di Procida, precisamente? Come si chiama la strada? Terra Murata. Come? Terra Murata. Terra Murata? Sì. Ho capito. Io vedevo un 7 e un 5 capovolto, non lo so il perché. Sì, è così. Perché è capovolto questo? Non lo so. Signora mia, dovete aggiustare il numero dell'ingresso della porta, perché io vedevo il 5 sotto sopra, sembrava una S. Ma non è il mio. È della sua vicina. Sì. Ma insomma, entra nella sua abitazione? No. Sono arrivato fino a vicino a casa sua? Sì. Ebbene, lei c'ha un cancello verde? Sì. E io l'ho visto. Ma prima ci sono tre scalini pure. Perché c'era una casa, prima di entrare c'erano uno, due e tre. Tre scalini. No. E quanti ne sono? Due. Due. Signora, il primo, due e tre. Si trova sul marmo. Ci troviamo? Sì, 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 hai ragione. Signora mia, ma va a finire, insomma, io vengo a casa sua e lei, insomma, non sa quanti scalini c'ha nella sua casa, oddio Cristo. Allora, signora, c'ha pochi secondi perché la regia deve mandare gli spot pubblicitari. Sì. Allora, amore, salute o affare? Amore. Amore, vediamo un po' quest'amore, come va, come, che cosa succede. Bella musica, complimenti al nostro caro Raffaele, che è veramente un regista ben accurato, eh? Allora, mi ascolta? Sì. Allora, signora, lei c'ha paura di suo marito, ecco qua, se inquadriamo questa carta, che qualche altra donna lo possa rubare? Sì. Tramite una fattura, perché sta a Milano, sta facendo il piastrellista. Signora, io vedo un ristorante. Sì. Lui dove sta? Il ristorante.
sta mettendo, diciamo, queste placche nel ristorante? No, adesso sto mangiando nel ristorante. Ah, sta mangiando nel ristorante. Sì. Buon appetito. Grazie. Buona cenata. Perché guardate, un ristorante proprio, lo vedi o no? Allora, volevo dire una cosa importante. Mi ascolta? Sì, sì. Ecco, allora, le dirò subito questo. Quindi, grazie. Lei l'unica paura che lo vuole fare scendere qua prima di Natale, proprio perché c'ha questa paura folle che qualcuno se lo possa prendere suo marito, sì, tramite una fattura, un'infatuazione, è vero? Sì, è verissimo. Signora, giuri su Dio se noi ci conosciamo. No, no, lo giuro su Dio che non ci conosciamo. Ecco, no, perché siccome alle volte le persone possono credere o chi la ha, magari Gennaro la conosce, noi dobbiamo essere sinceri, leali, perché se no qui non ci sarei io particolarmente. Potete mettermi alla prova, ci sono persone, anzi io sfido a chiunque vuole provare i miei poteri, può telefonare, non c'è problema. D'accordo? Buonasera, buon di tutto, pubblicità! Ma la pubblicità è importante. È una battuta. Mi scordo che sto in televisione alle volte, come faccio in radio. Tipi di frutti di mare. Pescheria Mare Blu, la freschezza del mare sulla vostra tavola. La Pescheria Mare Blu è in via Fontana 16 a Torre del Greco, di fronte alla dogana del porto. Telefono 849 29 50. Laboratorio Pasticceria La Delizia di Vitiello Luigi. Deliziose specialità di produzione propria come baci mignon semifreddi, bocconi d'oro, torte gelato, babà meravigliao, pizzicotto e, per ogni acquisto superiore a 15 dolci, due in omaggio. Il laboratorio pasticceria La Delizia effettua consegne a domicilio gratuite ed accetta ordinazioni per ogni tipo di cerimonia. E il sabato sera? Il sabato sera una deliziosa produzione di rosticceria. Laboratorio Pasticceria La Delizia, di Vitiello Luigi, via Rione Raiola, secondo lotto, numero 16, telefono 881 1889 a Torre del Greco. Ristorante Cin Cin e il brindisi è fatto. Una vasta sala ed una cucina all'altezza della migliore arte culinaria potranno soddisfare tutte le tue esigenze. Ristorante Cin Cin, via Ruggero 45, prolungamento via Lamare, Torre del Greco. Telefono 081 883 2296. Società moderna, l'alimentazione è la cosa primaria per la vostra salute.
La salumeria dei fratelli Borrelli, sita in via Nazionale 45, vi offre la genuinità dei suoi prodotti, facendovi riscoprire il sapore di alimenti di una volta. Tutti i tipi di pasta, Barilla, Dota, Boiello e altri. Prodotti alimentari delle migliori marche nazionali, Star, Cirio, Fiorucci e inoltre il famoso prosciutto di Parma. E per la tua sete a tavola, bibite di ogni genere, vini da pasto per accompagnare le vostre pietanze. Salumeria Fratelli Borrelli, la genuinità a portata di mano a prezzi eccezionali. Salumeria Fratelli Borrelli, via Nazionale 45, quartiere Sant'Antonio, a Torre del Greco. Di Napoli. È più giusto, i fatti sono chiari e ben spiegati, gli indizi lampanti ed evidenti. Eh sì, ci voleva proprio una bella voce coraggiosa e battagliera. E poi, con l'ultimissima edizione, io sono sempre il più informato e non cado dalle nuvole come certi miei colleghi. No, 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 per carità, e chi ce l'ha con te? Io dico solo che col Giornale di Napoli ho tutte le prove in pugno. Il Giornale di Napoli, e alle 13 le ultimissime del Giornale di Napoli. Allora ritorniamo subito in studio dopo appunto i consigli per gli acquisti. A voi regia, pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. 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 Signora, da dove chiama? Da Sant'Antonio. Come si chiama lei? Lucia. Lucia. Quanti anni ha Lucia? 16. Però io vorrei pregare la regia se questo fatto di ascoltare la voce che va e che viene fa un po'... Diciamo, a me dà un po' disturbo, ecco, se è possibile, sempre se è possibile. Mi sembra che è un po' compressata. Lucia? Sì? Io non è che urlo, diciamo, è il mio dato di forma, è il mio costume fare di trasmissioni di questo genere, in questo modo, quindi... Lucia, da quanto tempo segui? Da una mezz'oretta. Da una mezz'oretta. Quanti anni hai, Lucia? 16. Quanto? 16. 16, ho sentito bene? Sì. Lucia, tu mi hai detto il nome sbagliato. Perché mi hai detto il nome sbagliato? No, mi chiamo Lucia. Senti, Lucia, io mi gioco tutto quel che vuoi. Ci sto. E allora, senti, perché qui fuoriesce un altro... Ecco, io voglio far inquadrare, adesso ti dico il tuo nome. Inquadra un attimo queste due carte, Lorenzo. Chi ne capisce di chiaroveggenza senz'altro mi darà appunto mi darà ragione. Senti? Pronto? Sì. Anna Maria chi è? Ho una zia che si chiama Anna Maria. Chi è? Mia zia. Sua zia? Sì. De Carlo chi è? Nessuno. Senti, tu chiami dove sta la chiesa di Sant'Antonio? Sì, un po' più su. In quel vicoletto che sale? Sì. Stai sulla destra? Sì. Vedo anche l'abitazione, figurati. Senti, nel tuo palazzo è deceduto qualcuno? Non ricordo. Alza un po' la voce perché non ti... Non mi ricordo. No, no, ti devi ricordare. È deceduta una signora, esattamente? No, mia madre mi dice che diversi anni fa un vecchio. Tre giorni... Ah, e quindi... Perché prima hai detto non mi ricordo... Molti anni fa. Quanti? Molti anni fa. Quanti anni fa non la sento. Molti anni fa. Molti anni sì. fa. Molti anni fa. No, ma ritorniamo sul nome. Tu hai detto Lucia. Ma tu ti chiami anche in un altro modo? No. No? No. Perché io vedo tutto un altro nome differente. Comunque, senti, io ti inviterei, a mie spese, naturalmente... a venire qui a offrirti un caffè con la tua tessera. Per me non ti chiami Lucia. Ci stai? Sì, ci sto. D'accordo. Allora, io ti aspetto sabato prossimo. D'accordo? Guarda, devi portare la tessera e mi dici davanti al pubblico questa è la tessera, d'accordo? Va bene, non fare le carte. Te le faccio, però a parola che ci vieni. Sì. Benissimo, ci sto. Sono sicuro di me, non posso sbagliarmi fino a questo punto.
voglio rifare il super totem per essere sicuro sul nome, un attimo. No, non ci sono dubbi proprio, guarda. Non ci sono, d'accordo. Allora, che cosa vuoi sapere? L'amore. Sull'amore, va bene. Però con il nome falso, vabbè, io so qual è il tuo nome, non c'è problema. Adesso vediamo sull'amore, puoi mantenere... È quello il mio nome, guarda. No, non sono proprio convinto su questo. Capisco anche perché l'hai nascosto, comunque lasciamo perdere. Ti sbagli, siamo Lucia. Va bene, poi ti aspetto qua all'interno. Va bene. Ci troviamo a Salvatore Noto, è giusto? Senti, Lucia, chiamiamoti così, sei una ragazza molto particolare tu. Perché? Perché non sei mai sicura di niente. Mi fuoriesce un test qua un po' particolare. Cioè mi esce che tu sei insicura, mi devi dire un'altra cosa, Carmela chi è? Carmela. Una tua amica? No. Chi è questa Carmela? C'è la figlia della signora cantatore piccola. Vabbè, lasciamo perdere. Aspetta, sto... ecco, sei sempre insicura di tutto. Ci stava un ragazzo che diciamo si era innamorato follemente di te, tu proprio tremendamente l'hai liquidato. Gianni chi è? Gianni. Eh? C'è un mio cugino, Giovanni. Eh? E mia madre. Il tuo cugino, eh? Si chiama Giovanni, mio cugino. E tua madre? Giovanna. Ecco qua, perfetto. Senti, per te il tuo futuro è abbastanza buono, ti riserva tante belle cose, solamente che tu sei insicura di quello che tu vuoi, ecco. Sei molto insicura, non sei stabile, d'accordo? Rosaria chi è? Mia cugina. Eccola qua. Rosaria sta in brutte acque? No, ma è piccola. Allora non è Rosaria quella che ho visto io, un'altra Rosaria. Va bene, d'accordo, però il tuo destino è abbastanza buono, non c'è male. Ti aspetto venerdì qui, d'accordo? Ah, sabato, scusami. D'accordo? Da che parte? Come? Dove? Io non la sento, purtroppo. Dove? Via Salvatore Noto. Ciao, ti ringrazio. Ciao. Io non la sento proprio. Regia, cercate di ovviare a questo fatto. Telefono libero. Anzi, era libero. Ricordiamo per gli amici di Radio Camaldoli 882 2115. Ecco, d'accordo, 2115, 882, 2115. Ecco, i nostri tecnici stanno così prelevando la prossima telefonata. Amici cari, questa è la puntata numero 0. Ci stiamo organizzando anche per riprese esterne. Pensate un pochettino che noi faremo delle bellissime riprese. Parleremo anche di Santa Maria del Pianto. Pronto? Pronto? Ah, benissimo, sento una voce chiara, pulita, grazie. Sì. Buonasera. Buonasera, come stai Gennaro? Io sto bene, vorrei sapere lei chi è per favore. Io sono una signora, mi chiamo Nunzia. La signora? Nunzia. Da dove chiama? Torre del Greco. Signora Nunzia, esattamente la zona mi dovrebbe dire. Sulla Vesuviana. Si vede abbastanza bene il segnale? Sì, no, amore, si vede. Ah, benissimo. Fa tanto tanto piacere. Signora, quanti anni ha? Che segno è? Sono segno Ariete. Segno? Ariete. Quanti anni ha? 58. 58, amore, salute o affari? Non credo che a 58 anni si possa fare. Il mio è quello che il futuro vorrei sapere. Ah, signora, prima di continuare sul futuro, eccetera, eccetera, lei dovrebbe giocare con noi, appunto con il Toto 13.
ci dovrebbe dire appunto, dovrete fare la schedina a modo nostro, insomma, la schedina che vi porterà tanta fortuna, e perché no? Anche a quanti anni ha detto che c'ha lei? 58. Le farebbero comodo tanti miliardi? Come no? Insomma, vincere un bel Toto 13 a chi non farebbe piacere? E per questo abbiamo il nostro amico Raimondo che adesso leggerà la schedina, così automaticamente voi date dei risultati. A voi Raimondo. Allora, buonasera a tutti i telespettatori che Telegolfo. Seguono Telegolfo. Comunque facciamo il Toto 13 e incominciamo dalla prima squadra. Parliamo con la signora? Nunzia. La signora Nunzia. Signora Nunzia, ancora Lecce, mi può dire un risultato? X. X, segno. Bologna Reggiana. Uno. Uno. Brescia Lucchese. X. Casertana Pescara. 2. Messina Palermo. X. Modena Avellino. 2. Padova Cosenza. 1. Piacenza Udinese. X. Pisa Cesena. Non si sente bene. Signore, un po' più forte. Uno. Uno. Taranto Venezia. Uno. Uno. Sì, ho capito. Siena Empoli. Uno. Olbia Tempio. X. Francavilla Teramo. Due. Due? Va bene. Comunque passo la parola alla staff. Alla star. Cioè, nome e cognome. Simpatica, una graziosa ragazza. Mi dia il numero telefonico. Veramente, facciamoci un primo piano, veramente stupenda. La potete ammirare con quei capelli veramente sciolti al modo giusto. Sembra la pubblicità di una vendita, praticamente. Oh. Allora, ritorniamo di studio con la signora Nunzia, se non vado errato? Sì, signora Nunzia. Signora Nunzia, mi ascolta? Sì, come no? Allora, signora Bella, a parte diciamo che lei potrebbe vincere veramente una bella somma di soldi con la nostra fortuna. Speriamo, speriamo, mi porteresti tanto fortuna. Signora mia, cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Ecco, adesso dobbiamo andare appunto ad aprire la veggenza con la cartomanzia di Gennaro D'Auria. Sì. Signora Nunzia, volevo da lei il suo cognome e possibilmente da lasciare in regia anche il numero di telefono. Sì, per, Cristo. Perché domani continua il gioco weekend con sport, musica e spettacolo e quindi dovrebbe seguirci per sapere se la sua è la schedina vincitrice dalle 2 alle 6. Va bene. Va bene? Buonasera. Buonasera, ma rimanga ancora in linea, perché la signora, io gli devo fare ancora la chiaroveggenza. Sì, sì, ma come ti chiami? Scusa. Anna. Ecco. Ma buonasera da parte mia. Buonasera, è giusto, tu sei nel nostro weekend, la merendina l'hai mangiata? Brava bambina, sì. Sì. Allora. Allora, i primi contrasti di studio. Allora, è pronta la signora per andare in diretta? D'accordo, i tecnici stanno di là. Stanno così, poverina, già i suoi 58 anni, insatanata con Antonino Ferro. Benissimo, vediamo un pochettino, forza. Ci stiamo un po' divertendo. È un weekend, miei cari telespettatori, un weekend. Sorriso, fascino e bellezza. Non ce l'ho io, ma ce l'ha lei, insomma, ci scambiamo almeno qualcosa. Allora, siamo pronti con la signora regia? Pronto? Signora? Ecco a lei, dopo che i nostri tecnici l'hanno fatta sudare sette camicie, adesso vediamo le carte, cosa dicono. Allora, per gli amici di Radio Camaldoli dovete telefonare all'882 2115 perché ci troviamo a Telegolfo. Ha detto sul salute? Sul futuro. Signora? Sì? Il suo consorte? Sì. Non c'è più? No, ci sta, per carità. No, perché lo vedo un po', diciamo, il cuore. Signora? Sì? C'ha delle disfunzioni al cuore? Sì. Silenzio un attimo perché non sento, non sento niente. C'ha delle disfunzioni al cuore? Sì. Oh. 2, 2, 1, 1, 5. No, la SIP no, per favore.
Signora, c'ha problemi di circolazione? C'ha una vena otturata? La signora sì, non... Sì. Signora! Sì, sì, dite! Vicino ai piedi? Sì. C'è la circolazione che non funziona più, sei quasi paralizzato? Per carità, non mi dici! Ma è vero! No, mi sento solo le gambe pesanti! Sì, no, io non ho detto che si è paralizzato, vedo che le vene sono otturate! Ma per me o per mio marito? Oddio Cristo, signora, sto parlando di suo marito! No, io... E anche voi siete, avete una gamba che non funziona quasi! Sì, si addormentano gamba... sempre le gambe, ma quella della destra! Sì! Eccola qua! Sì! Signora, che cos'è quella cicatrice che sta al di lato della pancia, non della pancia, dello stomaco? È un'operazione. Vi siete operata al fegato? Sì, sì. Perché vedo il fegato che è stato aperto, vedi? Sì, sì. Signora! Sì. Quando hanno operato, non hanno operato bene, perché lei dopo poco ha preso infezione. Sì. E mi deve dire una cosa. Ma per il fatto dell'urina ha messo qualche borsa? No, 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 no. Per fortuna. Sì. Perché qua vedo una cosa molto disgraziata, devo dire disgraziata, non è una brutta parola, ma è una parola quando uno proprio fa disgraziatamente, vuol dire proprio alla... Vedo, signora mia, che a parte diciamo una disfunzione, vedo anche un'infezione. Signora, ma lei è un'urina? Ma vedo un orecchio un po' otturato. No, no. Perché io vedo che... Comunque, che cosa... Anche la respirazione non funziona. Lei si sente molto affannosa, è molto affaticata quando respira. No, no. Signora? Sì? Io purtroppo non la sento bene, sta signora. Sì, sì. Vabbè, comunque, signore, il vostro futuro dovete sempre stare sotto cura. Perché purtroppo le carte mi dicono che lei non deve assolutamente sospendere, è molto esaurita anche a livello nervoso. E mi raccomando, le gocce per il cuore non devono mai mancare. D'accordo, signora? Perché il cuore è importante. Perché ci sta proprio vicino. Signora, una lesione, io vedo il cuore qua. Sì. E c'è una lesione proprio all'interno del cuore, piccolissima. Lei deve sapere una cosa importante, ci sono tanti medici ad ascoltare, quindi lo sapranno anche loro, che automaticamente il cuore è molto delicato, è delicatissimo. C'ha come, all'interno, diciamo all'esterno del cuore, c'è come una piccola insenatura. E allora si affatica moltissimo il cuore a pompare. Poi ci sta un dislivello di grasso. Sì. Ecco, io mi raccomando una cosa importante. A tutte le persone raggiunte una certa età, non fate la dieta. Perché ci sta la scatola, diciamo, cranica del cuore, che diciamo, ecco, facciamo finta che questa sia la scatoletta, dove è il contenitore, tanto per farvi capire, che qua ci sta il cuore, ovviamente, in questa scatoletta, no? Tanto per farvi un esempio maccheronicamente proprio parlando. Popolare, ecco. Nel momento che voi fate la dieta si restringe e quindi perciò parecchia gente muore di infarto per le diete precoci, proprio perché il cuore, essendo che il muscolo del cuore non è che dimagrisce, ma noi, le ossa, la carne si riduce perché il grasso di percentuale lo buttiamo via e quindi automaticamente si restringe il tutto. Perciò viene l'imbarto, avete capito? Sì, sì. Comunque vi ringrazio. Signora, arrivederla. Ciao, grazie. Speriamo in meglio condizioni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Un po' rovinata la signora, eh? Un po' rovinata, no, vero? La vecchiaia è una brutta cosa. Mi dispiace per te. Per me? Sì, ormai ho raggiunto. Allora, pronto? Vediamo un po' la regia, sì. Ci preleva la prossima telefonata. Matteo, prima della telefonata vorrei farti una domanda, sì. Ma come fai a percepire delle cose così precise, no? E a dare... Sì. Già lo sapevo che tu mi facevi questa domanda. Cioè, in effetti alle persone a casa potrebbe sembrare strano. Per loro, ma... Ma noi diamo le dimostrazioni pratiche. Scusami, stiamo qui non a vendere nocciolini, oppure vasi, fiori. Qui diamo le dimostrazioni a tavolino, ma pratiche. Pronto? Un attimo che ci sono forse...
sì, cosa succede? Qualche diretta? Sì, una diretta. Grazie Peppe. Pronto? Signorina Maria. Sì. Quanti anni ha? Io 22. Che segno è? Gemelli. Gemelli. Gemelli, quindi gemelli, gemelli, gemelli. Lei c'ha una voce, dobbiamo dirlo, dobbiamo ammettere, c'ha una voce un pochettino più matura, ecco, di 22 anni, giusto? Diciamoci la verità. Allora, praticamente... Quindi, lo sa il suo ascendente qual è? Lo sa? Cosa? Lo sa il suo ascendente? Sì, sì. E qual è? Ah, i più ascendenti? Sì. Non ce l'ho. Come non ce l'ho? Amore, salute o affari? Velocemente perché... Amore. C'è la pubblicità. Amore. Amore. Amore, vediamo cosa... Senti, ti porti gli occhiali? Alza la voce che non sento. Sì, le lendo accostate. Gli occhiali perché ti sei guardata e hai detto come sono brutta. No. Ma tu le lenti a contatto non le puoi portare, stai prendendo infezione. Inquadriamo questa carta, per favore. Stai prendendo una grande infezione. Angelo ti potrebbe aiutare, stanno suonando le campane. Come? Non volevo farlo sapere in diretta. Carissima Carmela, adesso facciamo un esperimento, perché queste cose hanno bisogno, io non mi posso innervosire, non mi posso assolutamente, caro Peppe, non mi posso innervosire. Toglietemi il microfono per favore, adesso facciamo un esperimento. Ecco, questo funziona? Sì. Ecco qua, vediamo che cosa è successo. Un attimo solo, che sono acrobazie, non ci fate caso, perché è il programma Weekend, quindi è tutto permesso. Allora, ci troviamo qui a Torre del Greco, vediamo un po' dove abita Carmela, non c'è la casa di Carmela qua, vediamo un po' dove potrebbe abitare Carmela. No, signora, un attimo solo, che cosa? Dove? No, io sto trovando il punto della città dove abita Carmela, vediamo un po' dove abita, qui non c'è. Carmela, tu, qua? Ah, ecco, sì, grazie, scusate, se potete, caro Lorenzo, con questa telecamera, se puoi andare a riprendere, ecco, i mosaici. Vediamo un pochino. Carmela? Sì?
No, no, è una cosa importante con il foglio dobbiamo fare, caro Tonino, è una cosa proprio che per far vedere al pubblico che qui niente è preparato, questo è il bello della diretta, e questo è un programma aperto, qui non ci sono trucchi, qui c'è solamente, non voglio dire la bravura, per carità, perché non sono un fanatico io, però lo constaterete voi che state in studio. Allora, vediamo un pochettino. No, qui non la vedo. Non la vedo, non la vedo. Dopo facciamo un esperimento con il nostro tecnico Peppe. Dobbiamo fare un esperimento del colore con Peppe. Allora, signori, spegnete tutte le luci. Tutte le luci, tutto. Spegnete tutto, tutto, tutto buio. Tutto, tutto, per favore. Via, via. Spegnete le luci. Spegnete Denaro. Tutto. Sì. Io. No, qui in regia. Spegnete tutto. Ma signori, per favore, spegnete tutto. Ma io non riesco a capire, le luci qua, le volete spegnere? Dovete spegnere le luci. Oh. Silenzio massimo, signori, silenzio massimo. Silenzio massimo! Carmela! Sì? Allora, tu, ti devo dire, sei stata un po' scostumata prima di tutto perché mi hai detto il nome sbagliato, io sono aperto, mi puoi dire anche una parolaccia, ma io ti scuso, però io i nomi più sbagliati non li voglio sentire. Vabbè, non lo faccio. Carmela! Sì? Sentimi bene, sì, cara Carmela, adesso ti dirò tutto il tuo futuro perché Gennaro D'Auria adesso entrerà in casa tua. Sì. Tramite Telegolfo, da oggi in poi. Ecco, per farti perdonare, cara Carmela, devi vedere sempre Weekend su Telegolfo e non girare più canale. Non ti preoccupare. Chiamata urgente per il numero... Me lo prometti? Sì. Da oggi in poi cosa vedrai? Due. Bravissimo. Uno. Ma tutti i programmi, eh? Tutti. Ma... Vediamo un attimo qua. Silenzio, sto sotto trans. Carissimi amici di studio, io devo andare sotto concentrazione e so io le particelle che perdo, un attimo solo. Amici, silenzio, sto sotto trans. Carmela? Sì? Vedo una bambina che se ne deve andare. Senti, Carmela, per favore. Sì, l'ho portato fuori. Chi è quella signora anziana che stava scivolando là? Mia cugina. Chi è? Mia cugina. Piano piano, aspetta. Carmela, sì, io vedo che una persona, sì, che automaticamente ti voleva, sì, tu hai preso un'infatuazione per un meccanico? Sì. Alza la voce che non sento! Hai preso un'infatuazione con un meccanico? No, con un elettrauto, cioè era fidanzato che... È un elettrauto, sì, aspetta un attimo, sto guardando... Sì, vedo sì, è la stessa cosa. Senti, io vedo elettrauto, macchine, meccanico, perché c'è anche il ragazzo che fa il meccanico. Sì. Tu sei scappata, tu hai saputo dire no, non lo voglio! No. Senti, aspetta, ho capito, un attimo, ho capito, non ti muovere. C'era un uomo vecchio zoppo che ti voleva far sposare suo figlio. Sì. È vero? Sì. E tu hai detto non lo voglio a suo figlio, anche con i suoi milioni. Sì, sì. È vero? Verità. Alzate la diretta voi, che io sento a frammenti la voce. Sì. Vedo che tu eri arrivata proprio quasi al termine di sposarti, mancavano... Cioè il padre di questo ragazzo aveva detto, senti, domani andiamo a chiamare già il fotografo, sì, prepariamo sì, le cerimonie, sì, prepariamo il matrimonio. Tu hai detto, no, io vado via, e sei scappata. Sì. E sei corsa dal meccanico, dall'elettrauto. Cioè, no, l'ho incontrato, mico... Vabbè, ma ti piace l'elettrauto? Sì, ma ora siamo... Carmela, non è sposato l'elettrauto? No, lo so. Non è sposato, c'ha i baffi, li vedo, eccoli qua. I baffi? E se li hai tolti? No, no, non ce l'ho mai avuto. Perché io... No. Carmela. Sì. Guarda che i baffi ce l'aveva, eh. No, non l'ho mai avuto, scusami. Carmela, se io vedo questo elettrauto, vedo uno con i baffi. Franco, chi è? Franco. È l'elettrauto? No, era un ragazzo... No, non parla! No! Eh? Era un ragazzo meccanico, diciamo, che si voleva fidanzare con me. Ah, questo Franco. Sì. Benissimo. Però non... Cioè, non ti abbia... Non lo conosco, mi scusi.
Cioè, lo conosco, però no. Ma questo Franco fa l'elettrauto? No, il meccanico. Il meccanico, ebbene, il meccanico già c'era. Molto, bisogna intercettare l'elettrauto. Sì. Ecco qua, adesso ci dirà anche il nome, vediamo un po'. Allora, io vedevo il giusto il meccanico, allora, no, no, non mi devi ingannare, ti prego, perché io, anche no, se mi... Ma anche perché se mi inganni fai brutta figura tu, hai capito qual è il discorso? Perché io sempre ti scamo, non ci stanno problemi per me. Infatti sto dicendo, sfidatemi, non c'è problema, mi fate consumare molte particelle, ma purtroppo lo volete voi. Allora. Vediamo cosa succede. Franco, Francesco, ma lui si chiama... Francesco. Michele chi è? Michele? Sì. Michele. Massimo silenzio. Un attimo solo. Michele chi è? Aspetta un attimo. È un ragazzo che ho conosciuto. Adesso proprio? No. Da quando? Diciamo da qualche anno. Vabbè, ma perché il telefono si sente così? Io non riesco a capire. Aspetta un attimo, voglio intercettare l'elettrauto. Aspetta un attimo. Sì, sì. Senti, ma l'elettrauto si chiama Franco? Sì. L'elettrauto si chiama? No, no. Senti, non è per sapere una cosa, perché vedo una cosa molto strana qua. Aspetta, no, io te lo dico, possiamo anche accendere le luci, perché ormai già ho visto casa tua, ho visto tutto, l'esperimento è finito. Possiamo accendere, ormai ho visto le cose più sostanziali, insomma. Poi ho capito tutto. Ho visto tutta la situazione. Tu hai detto ti chiamavi... Carmela. No, tu mi hai detto il nome falso. Maria. Perché, Maria, e io ti ho detto tu ti chiami Carmela perché tu mi hai imbrogliato. E non si fa questo. Comunque ti chiedo scusa. No. Cioè, in sostanza, da quello che mi è sembrato di capire, c'era un signore molto ricco, solo che aveva un piede zoppo, sì. E ti voleva dare sto figlio. Sì. Già stava preparando le cerimonie e bomboniere. Scusami, Gennaro. Non ti prov- no, ti perdono, va bene. Lo so. Volevo sapere qualcosa sull'amore adesso. Però. Sì, sì, te lo dico. Voglio intercettare il nome dell'elettrauto. Ah, sì, sì. Allora, Michele, il meccanico è uscito, caro Tonino. Deve uscire solo il nome dell'elettrauto. Sì, sì. E adesso vediamo, secondo te come si può chiamare? Vediamo se qualcuno azzecca. Ma come si può chiamare il nome dell'elettrauto? Maurizio. No. Salvatore. No. Antonio. No. Eh? Antonio. No. Ciro. No. Vediamo se... No. No. Michele. No. Marcello. Carlo. Massimo silenzio. Cosa hai detto tu? Luigi. Scusa, io tengo un dubbio. L-U-I-G. Lui, scusami. Carmela? Sì. L'elettrauto? Aspetta un attimo, continuiamo ancora con i nomi. Luigi, mettiamolo da parte. Allora? Massimo, no. Lino? No. Mario? No. Antonio? No. Allora, senti, dite i nomi, dite, voglio vedere proprio se qualcuno lo interpreta. Come? Pasquale, allora, Luigi e Pasquale li metto tutti e due da parte, sono due che dovrò fare il test. Ancora nomi? Come? Lello. Mi sembra proprio che è Lello, se non sbaglio. Mi sembra proprio che questo elettrauto si chiama Lello. No, no. Non è questo, allora. Adesso vediamo. Ragazzi, quando state in diretta non voglio sentire le voci da casa. Per correttezza, per educazione, bisogna rispettare la professionalità di un emittente. Se noi ci alziamo dal banco, andiamo di qua e di là, ce lo possiamo permettere solo per un fatto, perché non ci alziamo per esibizionismo, ma bensì per vedere le vostre cose. Quindi lo facciamo perché è il nostro programma che richiede un certo interesse di alzarci. Però vi prego, prima di andare in diretta a Telegolfo, in casa vostra, massimo silenzio, perché non accettiamo le telefonate. Silenzio un attimo. Qual-
Qualcuno ha detto Ciro? Io. Chi l'ha detto Ciro? Ma io chi? Senti. Sì. Mi ascolti? Sì. Io vedo un nome particolare. Luigi. Luigi? No, non è lui. Perché vedo L-U-I-G. Cinque lettere è composto, scusami, è importante? No, no. Quante, precise? Sette. Sette. Io ce l'ho da 3 ore questo nome, adesso vediamo le carte quale nome mi sviluppano. Aspetta un attimo. Guarda, ti voglio dire una premessa però, eh? Sì. Non mi dire Michele che ti uccido. Attenzione, pre. No, no, non ti preoccupare, Gennaro. Per il numero 8, 8, 2, 2. Senti, io dire la verità, vedo questo Franco. Non è. Io vedo Franco che a te interessa. No. Ma questo Franco a te ti interessava? Una volta, Gennaro, adesso no. Dimmi solo l'iniziale, scusami, te lo compongo. Con la F. Con la F? Sì. Non mi dire Francesco perché è la stessa no, cosa. No, no, no. Sentite, io vedo solamente Franco. Vedevo sette lettere, io vedevo Franco. Vedevo Franco e fuoriesce Franco. Franco. Federico. No, non è Federico. No, no, no. Chi ha detto Fernando? Ferdinando. Ferdinando? No, no. Con la F? Sì. Un attimo solo. Ma non mi devi dare il cognome? Il cognome? Sì, ha indovinato secondo me proprio la signora. Sì, sì. Filippo, perché a me questo anche, sì, infatti, volevo dirlo, ma non per mancanza di qualcosa, perché Filippo è un nome un po' particolare, dopo ve lo spiego perché non è uscito nelle carte. Dimmi una cosa, questo Filippo sì. C'ha per caso addosso qualche medaglia, perché nelle carte mi fuoriuscita... Un crocifisso. Come? Una catena con il crocifisso giù. No, non c'è sì che il crocifisso, perché anche noi siamo... Medaglia diciamo, non lo so, non c'ho mai fatto. No, c'ha qualche talismano, perché copre il nome, il talismano. No, no. Sicuro? È cattolico. Senti, solamente che io vedo questo Filippo non condiscende. No, a me neanche io, diciamo, sono fatte 7 mesi che... Infatti abbiamo visto tante di quelle cose di te, però questo Filippo non è voluto uscire. Senti, ma questa persona anziana che voleva farti prendere sto figlio, cioè, ma tu perché non è... Cioè, dico io, sei arrivato alla fine, quasi sul matrimonio, andare via, insomma. No. Perché non gliel'hai detto prima? No, ma io non volevo vedere su questo fatto che... Ho capito. Voglio vedere qualcosa su... Figurati, non è per dire perché... Sì, subito. Ti hanno fatto... ecco, io mi fermo qua. A voi regia perché... Ah, c'è la schedina. Carmela, tu hai bisogno di una bella purificazione. Lo sai che cosa ti hanno fatto a te? Penso che l'hai trovato, no? La fattura. Perché vedo una cartomante qua che ti ha tolto la fattura. Sì, sì. Sei stata una cartomante? Sì, sì. Ce l'aveva... Vedo anche una chiesa dove stava sta cartomante. Sì. Benissimo, grazie. Rimani all'ascolto perché c'è il Toto 13. Senti, e speriamo... Gennaro. Dimmi, veloce. Scusami, puoi far sapere qualcosa sul futuro? Sul futuro tu ti sposerai un ragazzo che si chiamerà Gennaro. Stop. A voi Toto 13. Allora, mi puoi dire il tuo nome? Pronto? Pronto? Sì. Carmela si chiama. Come ti chiami? Carmela. Carmela, Carmela, senti, comunque io ti do le squadre e tu mi dici i risultati, gentilmente. Comunque, ancora una legge. Senti, ti posso passare mio nipote? E io non lo so, cioè, della schedina no... Sì, passa il sì, nipote, passami, dai, nipote. Passalo, passalo, pronto. Velocemente. Pronto? Andiamo perché pronto? Vediamo Carmine. Non ho capito? Vediamo Carmine. Carmine, un po' di velocità. Va bene, Carmine, senti. Allora, ancora una legge. Bologna 2. Veloce. Bologna Reggiana 2. Brescia Lucchese 1. Casertana Pescara 1. Messina Palermo 1. Modena Avellino come? 1. Padova Cosenza Piacenza Udinese Pisa Cesena 2.
Taranto Venezia. Sì. Volevo dire a questo Siena Empoli. 1. Olbia Tempio. 1. Francavilla Teramo. Francavilla Teramo. 2. 2. Va bene. Senti, comunque vabbè. Comunque passo la parola ad Anna, eh. Ah, Anna, sì. Di lasciare il tuo nome e cognome, tutte le generalità, ecco, in regia. Sì, perché il nostro Tonino Serpe deve segnare. Allora, però prima che tu vai via ti voglio dire due cose. Attenzione al molare della destra. Non so, Carmine è andato già via. Benissimo. Vorrei ricordare a tutti i telespettatori che questo weekend che stiamo trascorrendo così in allegria, la cartomanzia, perché noi lo facciamo anche per, ovviamente, per stare in compagnia, ovviamente, è un programma che veramente questa sera c'ho la valida star. Devo dire la verità, sono felice, perché dove, insomma, mi copre tutta la mia bruttura nella sua formidabile figura. Facciamogli un primo piano, dai, un grande applauso per la sua bellissima presenza. Forza, un grande applauso a lei, un primo piano. Mi fa arrossire. No, devo dire la verità, insomma, veramente le temperature sono salite, fa un caldo enorme e quindi andiamo avanti. Allora, prendiamo la prossima telefonata. Vediamo se in regia sono pronti. Ecco, voglio ringraziare il cameraman, come si chiama questo signore così forte? Enzo. Ecco, Enzo. Lorenzo Mainiello. Prima di passare alla prossima telefonata, sembra che in diretta, vi invito a vedere sempre Weekend Sport, Musica e Spettacolo. E domani comincerà alle 2, cioè alle ore 14, e finirà alle ore 18, cioè alle 6. Mica alle 2 di notte? No, verso proprio che alle 2 di notte. No, perché alle ore 14. Sì, sì. E volevo avvisare anche chi farà più punti con questa schedina che questa sera, insomma, i telespettatori stanno dando. E tra i vincitori, diciamo, si saranno sorteggiati dei premi offerti dai nostri sponsor. Grazie. Allora, pronto? Buonasera, chi è lei? Ma Lucia è quella di prima? No. Da dove chiami? Da dove sei, Greco? Da che zona? Secondo Vico Brito Punta. Quanti anni hai? 15. No, guarda, Lucia, io veramente, non per scorrettezza, ma vorrei dare spazio veramente a persone più bisognose, cerchiamo di lasciare un po' queste ragazze, insomma, i ragazzi, gli innamorati, perché qui dobbiamo parlare di persone veramente sul dato di salute, su... magari chiami dopo e ti accontento, d'accordo? Va diamo bene. Spazio a persone che veramente ne hanno bisogno davvero, perché, d'accordo? Sì. Grazie, un bacione, grazie. Ciao. A voi. Persone bisognose che veramente hanno bisogno di una chiaroveggenza fatta con i fiocchi. Per gli amici ascoltatori di Radio Camaldoli possono telefonare all'882 21 15, ripeto. 882 21 15, un attimo ti volevo chiedere una cosa, ma per quanto riguarda la cartomanzia, tu ricevi a casa? Signorina, io ricevo ogni giovedì. Però con prenotazioni alle ore 8 del mattino. C'è la mia segretaria che, insomma, preleva le preordinazioni. Però cercate di non venirci perché già ne vengono molte di persone, quindi io non ce la faccio con il lavoro. Prego. Pronto. Buonasera. Pronto, buonasera. Non sento la signora assolutamente. Pronto. Buonasera, signora. Alzate buonasera. La voce. Buonasera. Buonasera. Buonasera, mi sentite? Di nuovo buonasera, io la sento benissimo, forte e chiaro, è lei forse che non sente me. No, dal telefono non sento io. E infatti me ne ero accorto subito. Ero tentato di prendere questo telefono e l'ho preso. Ecco. Buonasera signora, come mi ascolta? Bene, adesso bene. Adesso bene. Mi senti bene? Sì, sì, e vi vedo anche bene. Da dove chiama? Da Torre del Greco. Come si chiama? Colomba. Colomba. Da che zona di Torre del Greco? Via Calabria, su Sant'Antonio. Da Sant'Antonio, via Calabria. Signora, lei vuole sapere qualcosa sugli affari, salute? Sull'amore. Sull'amore, d'accordo. Però prima della chiaroveggenza, il Toto 13. Prego, appunto, a voi di studio. Allora, signora Colomba, sì? Allora io le ho detto le squadre e lei mi dà il risultato. Va bene? Ma non sono tanto brava, eh? Va bene, non fa niente. Allora, Ancona Lecce. Come? Ancona Lecce. 1. Bologna Reggiana. 2. Brescia Lucchese. X.
Casertana Pescara. Sì. Messina Palermo. 2. Modena Avellino. 1. Padova Cosenza. 1. Piacenza Udinese. Come? X. Pisa Cesena. 2. Taranto Venezia. 2. Siena Empoli. 1. Olbia Tempio. Signora? Sì. Olbia Tempio. X. Francavilla Teramo. Attenzione. 1. Chiamata. Va bene, grazie. Comunque passo la parola a Gennaro. Grazie, molto cortese il nostro napoletano, appunto, Raimondo. Che veramente, insomma, lui sorride nella sua espressione, veramente, lui è un battuto del Napoli, pensate che nessuno lo ferma. Quando gioca il Napoli va sul campo, urla, si porta hi-fi, tutto, insomma, è tremendo. Non avvicinatevi assolutamente quando perde il Napoli vicino a Raimondo, facciamolo un primo piano, proprio perché si può vedere dall'espressione aggressiva che appunto quando perde il Napoli cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Distruggo tutti i televisori, ecco. Televisori, addirittura. Il mio Antonino no, però. Lo sto facendo soffrire in regia. Gennaro. Dica. Comunque, dica. Dice ai telespettatori, nel tuo studio, certo. Cosa ti ho portato? Allora, lui, questo è veramente lo ringrazio per questo piccolo pizzerino, veramente, però è stato uno dei pochi e soli che mi hanno regalato un qualcosa di veramente molto caro, purtroppo qui non ce l'ho. Mi ha portato una bella sciarpa che ha visto Lorenzo, che hanno visto i cameraman, che hanno visto i registi e c'è nello spot pubblicitario. Non ti preoccupare, perché Toto 13 anche, appunto, si parla naturalmente del calcio in generale. Va bene, ti ringrazio. Speriamo di portare buon auspicio a questi telespettatori. D'accordo? Allora, pronto? Pronto. Allora, vediamo un po'. Signora, amore, salute o affari? No, sul amore, sul mio futuro. Signora, lei quanti anni ha? Si sente ancora, insomma? 40 anni sono, 44. Cosa, non ho capito? 44. 44 gatti e 44 anni, benissimo. Sull'amore. Non ho capito i gesti disperati. Sì, attenzione. Chiamata urgente per il numero... Comunque, signori, a parte tutto ciò, diciamo, è un mio modo simpatico di porre la cosa, è la puntata numero zero, quindi cerchiamo di, voglio restaurare proprio questo discorso, di amicizia con Telegulfo, ma poi, insomma, ci organizzeremo per interviste, signori, andremo su dei posti dove veramente sono successe delle cose veramente un po' particolari, e poi la cosa, verranno anche degli ospiti qui e parleranno dei fenomeni paranormali, cioè degli ospiti che purtroppo hanno vissuto una loro vita ambientale purtroppo in dei fenomeni che nemmeno loro si sanno spiegare, fenomeni paranormali. Quindi questa sera si sta un po' scherzando, si sta un po' ridendo, anche perché è un weekend fra amici, quindi vedete c'è la schedina, c'è lei, che poi non ne parlo perché già gli ho regalato una rosa, quindi stop così. Signora mia, sì? Lei è una donna molto dolce, ma sa anche essere molto aspra. Lei è una buona osservatrice, devo dire che a lei piacciono soprattutto le belle cose. Solamente, signora mia, deve fare una dieta lei. Una dieta? Signora, sa perché? Perché purtroppo vedo che si addormentano spesso braccio, mano, girovite, e lei quando alza, quando lei alza un piede, che cosa è quel strappo che ha avuto? Silenzio un attimo, non sento. Tonino, Lello, per favore, fatemi sentire. Cosa? Strappo ai reni. Infatti, io vedo uno strappo che lei ha avuto. Ma adesso sto bene. Ringraziando Dio. Signora, cosa stava alzando lei? Io veramente niente, sto la sigaretta in mano. Io purtroppo mi mangio il fegato, perché non riesco a percepire la telefonata. Quando ho avuto lo strappo ai reni? Sì, cosa stava alzando? Il vino? No, stavo scopando veramente. Scopando? Stavo pulendo la cava. Signore, usiamo dei termini, insomma. Ci troviamo a Torre del Greco e va bene, ma insomma siamo un po' più corretti. Va bene, non è vero.
perché qualcuno chissà cosa potrà pensare. Cosa stavi pensando? Mi stava spazzando a terra. Lui è il maledetto, lo dico in diretta perché purtroppo abbiamo appunto Antonio Serpe che si diverte quando mi ascolta, chissà perché. Vabbè, sì, io stava rassodando la casa. Vabbè, ci vediamo anche questo. Stiamo a posto. Parliamo, diamoci del tu. Siamo in acqua, se no fa. Sì, sì, sì. Figuriamo. Signora, mentre noi parliamo di belle cose, non ci dobbiamo dimenticare che appunto è diciamo una situazione un po' drammatica. Sapete perché? Perché prossimamente, signora, lei sarà molto fortunata. Ah. Arriverà. Lei deve ricevere dei soldi? No, l'ho ricevuto già. Ah, già, allora già è stata fortunata. Signora, solo dovete stare attenta a una persona che la potrà ferire. Guardi. Inquadriamo, Lorenzo, non ti addormentare. E sarebbe una donna? Una donna con una spada in mano. Ah. Signora deve stare molto, ma molto attenta. Perché? Perché questa spada... E che donna è? Famiglia? No, rido perché è una donna che sorride qua sopra, ma è questa spada è una donna di famiglia o una vicina. Lei ha litigato con qualcuno di famiglia? Sì, sì. Ecco. State attenta perché le potrebbe ferire. Anna Maria, chi è? Mia sorella. Avete litigato? No. Benissimo. Rosa. È mia cognata. Avete litigato? No. Benissimo. Mamma mia. Signore, è uscito il male. Maria, chi è? Sì, è un'altra cognata. Come? Una cognata mia. Avete litigato? È un poco. Facciamo vedere che carta è uscita. Il diavolo. E quindi ciò vuol dire, perché prima ho detto Anna Maria. Maria è una cosa e Anna Maria è un'altra cosa. Sì. Giusto. Sì. Maria Neve, chi è? No, no, non lo so. Benissimo. Si ricordi questo nome, signora? Maria Neve. Maria... Mi fermo qua. Maria Neve, signora, è una signora che verrà a vendere delle enciclopedie in casa sua. E stia attenta, glielo giuro su Dio questo. Davvero? È venuto qualcuno a vendere enciclopedie? No, per adesso no. Signora, se busseranno il cancello non prendete niente, perché anche se lei non comprerà, scomparirà il suo portafoglio, il suo borsellino o la sua busta. Arrivederci. Arrivederci. Altro dire su questo futuro, sull'amore? Sì, la schedina, subito. Già l'ha fatta la schedina? Ah, benissimo. Allora la dobbiamo salutare. Deve lasciare le sue generalità in regia. Ecco, c'è l'amico Antonio in regia che riceve tutte le generalità. E questo uomo, diciamo, fortunato, sarà una cosa buona per me. Non ho capito la signora cosa speriamo dice. Che siamo fortunati. Ma come mai si spiega che tu senti o non senti? Io vorrei capire questo fatto. Io riesco a vedere cose che tu non vedi e automaticamente tu riesci a sentire cose che io non sento. Insomma, questo è un fatto molto strano, è un fatto paranormale. No, Gennaro, io volevo chiedere, quest'uomo sì, qua... veloce, veloce! Ecco, di quest'uomo è la mia fortuna. Come? Quest'uomo che io ho domandato, questo nuovo, diciamo... Quest'uomo? Quest'uomo è la tua fortuna. Ah, sì, ecco. sì, signora. Guarda, signora, facciamo una cosa. La mia star adesso prenderà una carta. Ecco. Cogli la prima mela. Quale scegli? La prima mela. Gira, gira. Vediamo cosa esce. Ecco qua, signora. Esce proprio la carta giusta. Ecco, signora, facciamo vedere. Lei è una donna che pensa molto a lei, alla bellezza sua. Ecco, non si vuol trascurare, infatti per l'età che lei c'ha, pensa ancora alla bellezza, si mette ancora delle creme e fa ancora la forse, insomma. Bravissima. Sicura e fucurose maquillage. Bravissima. Sì, addirittura si assottiglia anche i calli, signora mia. Ma lei è una cosa formidabile. Signora mia, andate in regia immediatamente perché c'è l'amico Antonio che deve ricevere appunto le sue generalità. Andiamo via. Allora, forza. Volevi ricordare il numero telefonico, per favore? Sì, infatti. Penso che sia in sovraimpressione. Comunque, no, per gli amici che ascoltano in radio, forse. Ah, per gli amici di Radio Camargo Listerio. Bravissima. È l'882-2115.
Perfetto, devono chiamare a Telegolfo, perché a Telegolfo questa sera c'è Gennaro D'Auria, il casinista, c'è la star, c'è Raimondo e c'è l'amico Salvatore e c'è Peppe, appunto, e c'è il nostro Tonino, il fischiettino. Benissimo, allora, vediamo un pochettino. Sì, bisogna scherzare con Antonio perché è un simpaticone, un uomo che veramente deve veramente fare molta carriera. Ecco, vediamo un pochettino. Vediamo. Telefono squilla. Lo lasciamo squillare tranquillamente perché ci sono, diciamo, un saluto anche a Lorenzo che a fur di tenere la telecamera in mano, diciamo, sta facendo una faccia esagomata, tipo camera numero, vado nella camera da letto, vado nella... No, basta, fermiamoci. Stop così, vabbè. Andiamo al punto cruciale, io voglio fare gli esperimenti, signori. Angela, da dove chiama? Gennaro. Buonasera. Ciao. Chi è lei? Chiamo da Leopardi. Angela da Leopardi? Sì. Su che canale ci vedi? Come? Su che canale ci vedi? Telegolfo. Benissimo. Un applauso ad Angela perché abbiamo dall'altro lato della città che prima era oscuro, adesso ci vedono. Ti vede abbastanza bene? Sì, sì, abbastanza bene. Meno male, ti mando un saluto. Ciao. Allora... vorrei sapere, la carissima Angela abita un pochettino vicino, ecco, proprio alla chiesa del, come si chiama la chiesa di Leopardi? Buon Consiglio. La chiesa del Buon Consiglio, abita proprio là. E vedi anche il colore? Sì, sì. Benissimo, veramente un grazie veramente al nostro Peppe Raffreddore perché per una nottata intera è stata sull'attico a lavorare. Facciamoci un applauso a Peppe, forza. Peppe Calanzuolo, veramente un tecnico specializzato, sa fare tutto, veramente. Vabbè, allora, Angela, sì? Vogliamo vedere il tuo futuro? Sì. Benissimo. Comunque gli affari. Addirittura. È qualcosa di teatro, tu sai che faccio teatro. Sì, infatti. Io conosco, ammetto di conoscerla, Angela, perché proprio stasera ci siamo incontrati che io correvo con che cosa? Con i motorini. E che cosa avevo in mano? Dei dolcini. Dei dolcini, perché io quando passeggio voglio mangiare. Mangio e vi osservo. Angela? Sì? È inutile domandarmi l'età, perché insomma già lo so, vediamo un po'. Allora, vuoi sapere se farai carriera nel mondo dello spettacolo? Senz'altro se ci sarà la mia mano, senz'altro andrai in alto. Vediamo un po'. Angela? Sì? Le carte sono favorevoli, tu potresti fare veramente l'attrice, ma purtroppo ci sono delle difficoltà finanziarie. Vedi? E purtroppo non ci sono, però riuscirai a fare un altro lavoro. Associato con appunto chiamata urgente per il numero 8 2, che brutta voce, era così carina la voce della Zip, proprio hanno rovinato la voce maschile, tu, ma ci sta sempre lo zambino di Satana, è chiaro? Sì? Non senti, stavo dicendo, hai ragione poverina, ti volevo dire, sì? Tu che ci chiami da Leopardi e dobbiamo essere fieri che si vede anche Telegolfo perfettamente a Leopardi, si vede bene? Sì, sì, benissimo. Ok, allora ti volevo dire una cosa importantissima. Riuscirai a far carriera, però ci sono degli ostacoli, non mi chiudete nel cerchio, ci sono degli ostacoli, sai perché ci sono degli ostacoli? Perché mancano, diciamo, manca la sostanza, dei soldi, mancano i soldi. Questo. Però il buon auspicio, verso i 21 anni, incontrerai qualche persona veramente che ti indirizzerà in un posto veramente qualificato e capirà molto molto bene le tue qualità, quindi per te il futuro sarà buono. Ok, grazie, tante belle cose. Ciao. Ma un attimo, la schedina, la schedina, prego, a voi di studio. Pronto, Angela? Sì? Ciao. Ciao, comunque mi chiamo Raimondo. Sì, senti una cosa, comunque ti detto le squadre, tu mi dai i risultati. Sì. Va bene, allora ancora Lecce 1, Bologna Reggiana, sì. Brescia Lucchese, sì. Casertana Pescara 1, Messina Palermo 2, Modena Avellino, sì. Padova Cosenza 2, Piacenza Udinese 1, Pisa Cesena 1, Taranto Venezia, sì. Siena Empoli 2, Olbia Tempio 2 e Francavilla Teramo, sì. Va bene, ti ringrazio. Grazie, molto sbrigativa. Passo la parola ad Anna. Logicamente come al solito, regia. Lascia la regia. Perfetto. Benissimo. Io ti qualche altra domanda, qualche altra cosa da espormi? Io sono domanda. Certo. Prima ti stavo dicendo se... Potrei sapere una cosa io adesso, sì. A te. Come ti alimenti? Cosa hai mangiato da stamattina? Sentiamo.
per mantenere questa linea, veramente, Madonna, la penna a terra. Ecco, questa linea veramente, insomma, vedo in Alta Italia un po' di nuvolosità. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, allora, c'è la prossima telefonata? C'è la prossima telefonata? Vabbè, il telefono sta in linea. Non lo... Anna, gli avvisi di domani. Dalla regia e l'ho capito. Gli avvisi di domani, ecco. Ecco, avvisi forse. E beh, niente, l'avviso per domani è un consiglio, oltretutto, è quello di seguire il programma Weekend con Sport, Musica e Spettacolo che si terrà dalle 14 alle 18, se non erro. E nel programma logicamente si darà la schedina minuto per minuto, il calcio minuto per minuto, sia per quanto riguarda appunto, come ho detto, il calcio, oppure per gli altri sport, pallamano, calcio femminile e turismo soprattutto. E poi niente, consiglio ai telespettatori che ci hanno dato le schedine di seguire attentamente la trasmissione, perché alla fine appunto sarà sorteggiato il vincitore e sarà lui donato un premio appunto regalato dai nostri spot. Puoi passare un attimo? Benissimo. Allora, linea, un attimo a Raimondo. Cosa? Prego, Raimondo. Vorrei dire una cosa. Prego. Ora che stiamo dando queste... cioè, i telespettatori, certo, da casa, certo, ci stanno dando i risultati delle schedine. Mo ti detto io le squadre e tu mi dai i risultati. Mi fa il piacere. Vabbè, un attimo... Vabbè, alla fine di trasmissione, va? Alla fine alla di trasmissione, brutto maledetto. Va bene, ciao. Allora. Quello maledetto là. Associato con Antonio Seppe. Allora, vediamo un po', regia. Pronto? Ma io vorrei chiamare un attimo la signora che sta di là, che è una bellissima donna. Che ce mi ha... due, ce ne sono due. La signorina o la signora? No, la signora. Ecco, la signora. No, la signora non può venire. No, la signora sta arrivando. No, questa è la signorina. La signorina sul binario numero 4, venga. Da Milano con la sedia sta là. Si comodi nel nostro weekend. Buonasera, buonasera. Come la vedo allegra, bella, piena. Che bacio, sì. Si accomodi vicino a me, si accomodi. Beato fra le donne, chi ci capisce niente. Una confidenza adesso, prego. Ha cambiato la formula perché dire sempre domanda potrebbe suonare male. Sì, un attimo solo. Confidenza? Magico... Non far sentire me. Appena avete un po' di tempo, sì, tuo. Sì. Uno che deve fare? Non ci si trova mai. Ah, ma dove sì, vai? Dove vado? È un qualcosa che dopo risponderà Lorenzo Mainiello, perché è un qualcosa di molto particolare, lui mi capirà senz'altro, lui capisce sempre tutto. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, Gennaro. Da dove chiama, signora? Carmela. Carmela? Sì, da dove chiama? Ah, da dove sei greco? Via Nazionale. Via Nazionale. Da Via Nazionale? Via Nazionale, su che canale ci vede, signora? Vicino al televisore c'è un numero. Che numero è segnato? Il suo telefono. No. Signora, lei ci deve ascoltare nel suo televisore. Ho detto, vicino al televisore c'è un numero. Che numero c'è? 15. Allora abbiamo capito da che zona precisa chiama, ecco, perché è un sondaggio tecnico, ecco. Va bene. Signora, cose... signora, da dove chiamate precisamente? Via Nazionale, dove sei? La chiesa di Sant'Antonio. Allora, ecco, già diciamo è Sant'Antonio. Ecco. Perfetto, già è cambiato tutto. Specificate bene le zone, perché questi programmi in diretta servono anche per i nostri tecnici, perché devono sapere come recepite il nostro segnale. Ecco. Signora Carmela. Sì. Quanti anni ha? 46. 46. Che segno è? Sagittario. Com'è? Sagittario. Attenzione, Sagittario, adesso scopriremo appunto questa, giusto Lorenzo? Scopriremo i problemi di questa persona. Signora? Sì? Amore, salute o affari? Affari. Tutti. Signora, dove abita lei? C'è una pizzeria? Sì. Vedo una pizzeria e scritto Sant'Antonio. No, un pezzo. Signora, io non la sento. Un pochettino più giusta, Sant'Antonio, io sto più sopra. Vedo una nota, una pizzeria. Lei sta più su? Sì, sì. C'è un locale.
Sì, ma c'è un altro locale, non è la pezzetta di Sant'Antonio, c'è un altro locale, ci è stato vicino a Palazzo Mio. Un attimo solo, ma lei ha avuto una mortualità, mi scusi? No, no. Suo zio, signora? Ah, sì, sì. Scusate, io lo vedo qua, lo vedo cadavere, abbiate pazienza. Sì, zio, sì. 8, 2, 2, 1, 1. È finita. Signori, non fate più la SIP perché dopo mando i consigli per gli acquisti, eh? Non fate più la SIP. Signora, sì? Antonio, chi è? È mio zio. È morto? No. Quell'altro là che è morto. Ciro, chi è? È mio cognato. Signora, voglio sapere chi porta di Luca... Amica di mia figlia. Signora, non mi piace assolutamente. Perché? Signora, chi porta questo cognome? Mi stia bene a sentire perché io apro anche i cognomi, sì. A parte i nomi. Cosa c'è là? La C o la A? Cosa vedi? Ma non lo so, tu che vedi? Dopo lo diciamo. Ecco. Perfetto. Signora, sì? Voglio sapere, un nome comune che esce spesso, non ho capito perché, Borriello, chi è? Ah, è l'ex fidanzato di mio figlio. Signora mia, gli hanno fatto una fattura. Sì? A chi ce l'hanno fatta? Esce il fumo qua, chi è che sta fumando? No. Gennaro, a chi ce l'hanno fatta questa fattura? La fattura? Sì. La mamma? Immacolata, chi è? Scusatemi. Rosaria Immacolata, chi è signora? Non la conosco, Gennaro. Nella sua famiglia, Rosaria, chi è? Non mi è una commarella, Rosaria. Sì, Assunta, chi è? No, non la conosco. Signora, Susi sarebbe, chi è questa Susi? Che è poi Assunta del resto, perché è diminutivo, Assuntina, Susi. No, no. Che dovrebbe, perché Valentina è Tina, quindi non è Assuntina. È ben chiaro. C'è una negatività. Guarda, signore, voi non fate tanto bene nella vostra casa. Inquadriamo, per favore. Inquadriamo. In primo piano, dov'è la camera? Ecco, è uscito questo Satana con la zappa in mano. Questo sì. Significa che nella sua casa c'è negatività. Signora Giovanni, chi è? Voglio sapere. Che sorella. Attenzione. Ho detto chiamata urgente per il numero. Due. Signora! Due. Signora! Rosa, chi è? Mia figlia! La vedo, siamo arrivati all'apice, un attimo solo. Signora, adesso la nostra star prenderà una carta. Signora, un attimo! Sì. Dica via. Via. Dica via. Via. Gira. Ghigliottina. Sai che cosa vuol dire questa carta? Questa volta sarò più tenero con i registi. Questa carta, si vede? La ghigliottina, la vede? L'ha visto? Sì. Ok, basta. Signora mia, vuol dire che sua figlia è stata ingannata. Mia figlia? Sì, signora mia. E dai, chi c'è? Signora, fuoriesce un ragazzo che lei amava. Sì. Che automaticamente gli ha portato un ferimento corporale che no, appunto ha perso, diciamo, quella sua cosa che doveva portare al matrimonio, perché purtroppo il sole splende per tutti, però per sua figlia è avuto un pochettino un carisma negativo sta figlia vostra. È giusto? Sì. È andata via la verginità, purtroppo. Sì, sì, Gennaro, sì. Signora, io lo so, non lo volevo dire chiaramente in diretta, ma l'ho dovuto dire. Gennaro, ma non ci vedo niente come matrimonio, come fidanzamento. Perché... Signora, è bloccata vostra figlia, perché vostra figlia è nervosa, è chiusa dentro di sé, mi capisce? E non vuole più a nessuno. E non c'è niente in vista per adesso? Signora, sua figlia è una bellissima donna. Una bellissima ragazza, e vivo, non stiamo all'asta qui, non stiamo all'asta, cioè non stiamo vendendo sua figlia, è una persona e va rispettata,
Quindi se a sua figlia gli hanno fatto una negatività, è uscito Satana, il diavolo, è perché a causa di questo maledetto che purtroppo ha perso la sua, cioè gli ha fatto perdere la sua verginità, capito? E poi l'ha scaricata. Ci troviamo, signora? Sì. Oh, benedetto santo Dio. Perciò mi arrabbio. A voi, ai ragazzi che cercano, ecco, io proprio questo vorrei dire, un appello per tutti i giovani. Non scherziamo con l'amore, questo vale anche per te. Non scherziamo con l'amore, perché l'amore è una cosa molto seria. L'infatuazione, l'amore, i ragazzi, le ragazze, cioè, per tutte le ragazze all'ascolto vi do un consiglio, con gli uomini siate un po' più difficili, non vi buttate al primo bamboccio che vedete, perché la donna deve avere, deve ancora esistere una donna che abbia un po' più di rispetto e di serietà. Oggi, ecco, si guardano due in faccia, senti, vogliamo farci un giro? Dal gelato va a finire al bacio, dal bacio va a finire non so a cosa, e poi vanno a finire appunto a che cosa? Alle pance un pochettino a subordinate, e quindi, no, alla pancia, voi mi avete capito cosa intendo io, e quindi ovviamente cerchiamo, ecco, bisogna anche saper dir no a un ragazzo, perché ovviamente sarà ancora più bello poi, perché bisogna desiderare le cose. E Gennaro, senti, io vorrei sapere un pochettino, non lo vedo, ma vengo di soldi o no in casa mia, perché io qua... Signora, qui ci sono ancora tradizioni di ragazzi, pensate un po' che quando si sposano vogliono far vedere il fazzolettino della verginità, lei ha capito? Lo sa lei che abbiamo questa tradizione a Torre del Greco? Lo sapeva, signora? Sì, sì, Gennaro, però questo fatto... Lei l'ha fatto, signora? Sì? Quando lei si è sposata, l'ha fatto vedere il farzolettino della virginità? Come no, mi sono sentito. Ecco, è come, è un qualcosa di importante. Gennaro, ma questa fattura... io ci tengo, poi non lo so gli altri. Gennaro, questa fattura chi l'ha fatta, a me o a mia figlia? Signora, l'hanno fatta a sua figlia, perché è più debole. Che segno è sua figlia? Vergine. Ecco, era vergine, comunque, signora... Inquadriamo questa ragazza. La vedete come sorride? Anche c'ha molti problemi lei. Ecco, sorride per non piangere. Benissimo. Signora, comunque c'ha una fattura, veramente, c'ha una negatività a parte tutto ciò. Signora, la devo salutare immediatamente perché ci sono i consigli per gli acquisti. D'accordo? Vabbè, Gina, ma con lei come non mi hai detto proprio niente. Si è... Signora, ho detto che sua figlia è bloccata. Ci sta una fattura in corso, veramente ve lo giuro, c'è una fattura. E quindi si deve autosbloccare, d'accordo? Va bene. Signora, perché voglio far capire una cosa. Cameraman, inquadra su questo. Ecco, facciamo conto che questo è un binario. Se qui c'è una fattura, una negatività, è brutto dire fattura, inquadriamo in primo piano. C'è uno e dici, dimmi un po', fammi vedere il futuro. Ma se qui c'è un'interruzione, ci sono i lavori in corso, io non posso vedere dopo, cioè devo togliere prima la negatività e poi per continuare a vedere appunto dove c'è la fattura. È il proseguo della vita, perché c'è un blocco, non so se lei mi ha capito, c'è un blocco, benedetto Dio, qua, ha capito adesso? Se come c'è un blocco, non posso vedere nel futuro, perché vedo che sua figlia è bloccata, gli parlate di, appunto di ragazzi, c'era anche un ragazzo ultimamente, non so se lei lo sa, ma non ne vuole sapere, ha avuto una fregatura e purtroppo adesso sta molto adirata con se stessa, capite, signora bella? Signora? Sì, Gennaro, si sente. Speriamo che mi abbia capito. Ho capito, sì. Va bene. Sono spiacente, signora, purtroppo io vorrei dire solo cose belle in questo mercatino, ma purtroppo devo dire solamente quello che vedo. Non posso dire, se le carte dicono questo e lei mi dà conferma, e allora automaticamente devo dire a tutte le ragazze facili, cercate un po' di farvi desiderare, cercate di saper dire anche no, perché qui è diventato veramente, scusate, uno schifo. L'altro po' sono le ragazze che vengono vicino agli uomini, quando poi noi abbiamo perso proprio il valore della mascolinità. Ma questa fattura chi l'ha fatta? La famiglia Borriello? Non ho capito. Borriello è uscito. Ah? Borriello. La famiglia Borriello l'ha fatto, questa fattura? Signora, è uscito un cognome, Borriello. Adesso Gennaro non sta a dire qui se è stato Borriello o a giudicare o a giustiziare. Okay. Ma vi sto dicendo che c'è una negatività. D'accordo? Perciò le cose non vanno bene. Consigli per gli acquisti. Grazie. Potresti cambiare un po' il risultato? No. No? È decisivo? Sì. Va bene, comunque io vado avanti. Messina-Palermo. Uno. Modena-Avellino.
2. Padova Cosenza. 1. Piacenza Udinese. 2. Pisa Cesena. X. Taranto Venezia. 1. Siena Empoli. 2. Olbia Tempio. 1. Francavilla Teramo. 1. Vabbè, dopo, comunque passo la parola. Grazie. Ad Anna, io oppure volevo, a Gennaro. Volevo dire, veramente bravo questo Raimondo, merita un applauso, sapete perché? Un applauso, merita un applauso perché pensate un po', non è stato mai in televisione, viene da Napoli, da che zona precisamente? Napoli Centro. Facciamo sentire la voce. Comunque vengo da Napoli Centro. Lui da dove lo viene? Stesso. Preciso? Lo stesso. Lo stesso da Napoli Centro. Devo dire veramente due ragazzi in gamba e tutti e due diciamo fanno la coppia vincente perché giocano. Avete mai vinto la schedina? No. Lui, io no. Ah, hai vinto? Non lo diciamo perché lo sì, diciamo. Sì, mi sono limitato. Quanto hai vinto, per curiosità? No, ho vinto poco, una schedina, un quinto, era un, sistema ridotto. Milioni. Qua? Era un sistema ridotto. Sì, quando hai vinto a livello monetario? 100.000 lire. 100.000 lire, va la... Gennaro, scusa, lui... Sfortunati. Vabbè, 100.000 lire. Cosa volevi dire? Scusa, ecco, diciamo cosa vuole dire la star, che è importante ogni tanto che lei dica qualcosa. Sfortunato nella fortuna, però, perché hai vinto. Sfortunato nei soldi, fortunato in amore. Lui purtroppo è sfortunato in tutte e due. Fortunato in amore anche, allora. No, neanche in amore. Sì, ma lui non lo deve dire perché si chiama la sfortuna così. Vabbè, comunque l'importanza è che noi adesso... Cosa volevi dire? Metti il microfono che non sento. Lo dico per scaramanzia. Non si dice per scaramanzia, giusto, bravo. Benissimo. Allora, c'è la prossima telefonata. Si chiama Rosaria? Sì. Da dove chiami? Da via Falanga? Sì. Silenzio massimo. Baldassarre, chi è? No, no. Non ho capito. Sbagliato. Se io ti ho detto chi è Baldassarre. Hai sbagliato, nessuno si chiama Baldassarre. Alza, il telefono non si sente. Ha detto che nessuno si chiama Baldassarre. E io, appunto, vabbè, lei ha detto che nessuno si chiama. Io vedo qua Baldassarre, va bene, non ha importanza. Amore, salute o affari? Amore. Come? Amore. Sì, ho capito, amore, signorino, un attimo solo. 16 anni c'hai? 17. Senti, comunque qua vedo che tu incontrerai un Baldo giovane e tutto si sistemerà. Tutto a posto per l'amore, d'accordo? Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Comunque io ho capito perfettamente chi era questa signorina. E l'ho capito, non ho voluto contrabbattere, lasciamo stare, va. Lasciamo stare. Allora, vediamo un po' dalla regia. Perché io sono, diciamo, sbaglio pochissimo. Sono molto sicuro di me. E quando dico dei cognomi o qualcosa, sono sicuro di quello che dico. Pronto? Vediamo un attimo, le regie stanno prelevando. Volevo ricordarvi, cari telespettatori, che prossimamente ci saranno delle novità. Gennaro D'Auria andrà, porterà dei grandi ospiti qui a Telegolfo, veramente mi sono messo proprio con l'intenzione questa volta di sfondare nel senso vero della parola, ma no a livello di cartomanzia per me personalmente, parliamoci, diamoci del tu, no? A livello di farvi vedere veramente cose strabilianti, infatti il mio cameraman Lorenzo Mainiello, Marco Antonio, magari anche lui che, come si chiama? Enzo, verranno con me in dei posti a rilevare delle grandi interviste, appunto per farvi vedere delle cose, perché dopo vi devo raccontare un fatto importantissimo e vedremo di metterci in collegamento anche con la casa stregata. Adesso parliamo con quest'altro ascoltatore. Pronto? C'è regia? C'è... Pronto? Pronto, buonasera. Cira, da Torre del Greco. Come si chiama? Cira. Cira? Precisamente, signora, per gentilezza, non per altro, ci dica da dove ci chiama precisamente e come Corso ci chiama. Corso Garibaldi. Corso? Garibaldi. Vede bene il segnale? Sì. Eh? Sì. Su che canale, signora? Il numeretto?
Stavo ascoltando per radio. Sì, ho capito, ma lei sta per radio ascoltando? Sì. E può accendere anche lei dove abita precisamente? Corso Garibaldi? Sì, Corso Garibaldi. Sarebbe Piazza del Popolo, se no... No? No, no, no. Giù? Più giù. Napoli. Giù a mare. Sarebbe Rio? Ancora verso il porto? Scendo Fontane? Sì. Allora, vabbè, potrebbe prendere il canale 09 e vedere anche si per prende. Là. In questo momento ci si sta ascoltando come base audio. Non ah, però la voce si sente bene? Sì. Per radio esce pulita? No, no. No, non tanto, Gennaro. Un po' forte esce? Sì. Lo so. Meglio forte che debole. Signore sì. Bambini? Un gatto. No. Signora mia, pronto? Sì. Lei ha avuto una bella purificazione, vero? No, io sono signorina, non sono signora. È signorina? Sì, sono 17 anni, Gennaro. Ma ditemi una cosa, perché qua vedo una brutta cosa, io parlo chiaro, una brutta cosa nel senso... C'è qualche casa vicino a lei che magari accusano di vedere cose strane? Sì. Signora, adesso noi, attentamente, io voglio, ecco, mi metto a pensare, ci può raccontare, ma c'è un... Il libro, dove ce l'hai tu? Signora? Il libro? No, 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 io ce l'ho il libro, un attimo. Ah. Signora, lei per caso, mi scusi un attimo, perché i mezzi sono... Ah, lei non ci vede, quello è il discorso. No. Signora, ma lei abita per caso dove sta, diciamo, Santa Maria del Pianto, quella discesa? No, no. Io sono signorina, Gennaro. No, mi scusi, io do sempre come signora. Signorina, mi scusi. Volevo dire io una cosa, perché dopo il faremo vedere, per caso che lei non ci segua, vada domani dal suo rivenditore di fiducia, Teleprodotti, appunto qui a Piazza Luigi, Piazza Palombo. Oddio Cristo, questa sì. Appunto può richiedere un'antenna in terza banda, così si chiama, giusto? Brava. Così riceverà il segnale di Telegolfo in un modo meravigliosamente bello. Senta, mi ascolta? Sì. Ci può raccontare di questa casa cosa succede, per favore? Questa casa? Ma quella casa è Gennaro, non lo so di che stai parlando. C'è una casa dove... Io sto in casa di mia suocera. Sì, ma io dico, dove sta quell'abitazione? Cosa succede di strano? Ci racconti? Niente, Gennaro, niente di strano. No, perché vedo dei fenomeni paranormali. C'è qualche signora, Anna Maria, chi è? Anna Maria? Sì. Signora, veloce. Nessuno. Signora, io vedo dove abita lei, dove sta adesso lei, no? C'è un'abitazione... Ah, sopra ci sta un'amica. Come si chiama, signora? Anna Maria. Come? Anna Maria. Signora mia, io non mi sbaglio, quando dico una cosa mi dovete stare a sentire perché voi mi mandate fuori binario, perché io vedo che... E cosa accade? Non accade niente, Gennaro, te l'ho detto. Signora mia, una mamma di Maria sta proprio sopra della mia suocera, un'amica mia. Sì. Capito? No, perché io vedo delle cose veramente stranissime che accadono qua sulle carte, cose veramente che oscillano, a dire la verità, non dai miei pugni, ma veramente oscillano nel vero senso della parola. Signora, mi dica una cosa, dove abita questa persona? È un primo, secondo e poi primo. Finisce. Primo, secondo piano. Signora, e poi finisce, sarebbe piano terra, prima e secondo e finisce. Piano terra è mia suocera. Signora, al primo piano e poi sopra finisce, primo e secondo, sì, sì. Piano terra e primo, ecco per essere sì. Più chiaro. Ci sono due entrate, signora? No, una. Perché vedo un cancelletto. Sì, sì, sta un cancello, è vero. Sono due entrate, signora? Una. Signora, ne sono due. Ci vogliamo scommettere? Signora, quante entrate sono? È una, Gennaro. Signora, allora adesso vi dico una ma cosa. Del portone, Gennaro. C'è un portone e c'è un altro portoncino piccolo che collega nell'edificio.
Sì, sì, Gennaro. Sì, io già lo sapevo. Devi scusare comunque. Io scuso a tutti quanti, però voi a me mi fate sempre arrabbiare, quello è il discorso. Solo Tonino Seppe non mi fa arrabbiare a me. Senti, Gennaro, io voglio sapere se il mio ragazzo, perché in questi giorni non l'ho... Tu sei un po' grassa, eh? Io? No, normale. No, non ti fa venire niente, per favore, perché è giusto... No, vedo che insomma pesi sugli 80 kg, qualcosa in più, qualcosa in meno, insomma. 80 kg, è normale. Pronto? Pronto, Gennaro, io peso solo 50 kg, così, no. Ma non sono di troppo. Ma un piede secondo me pesa 50 kg. Perché mi dite le bugie, io vi vedo. Senti, voglio sapere una cosa, Ciro chi è? Ciro? Io Ciro sono io. Come? Ah, c'è cioè mio cognato che si chiama Ciro, eh. Senti, è quel ragazzo Peppe con il motorino bianco o la Vespa, chi era? Nessuno. Dici la verità. Ma non è nessuno, Gennaro, mi devi credere. C'è tua mamma vicino? No, c'è mia suocera. Ah, c'è la sua. Però mi devi dire una cosa, però la verità, devi essere onesta, anche se c'è tua suocera, signora suocera, mi stia a sentire, questa bellissima ragazza, le voglio dire una cosa, signora suocera, deve essere onesta, perché io vedo un ragazzo che si è avvicinato vicino a lei e lei l'ha rifiutato, è vero o non è vero? Sì, è vero. Aveva la Vespa bianca? Sì. Oh, signori, mi meriterei anche un applauso a questo punto, perché ha avuto il coraggio, lei, noi io, ha avuto il coraggio di dire a suo suocera, sì, è venuto un ragazzo vicino a me e voleva uscire con me, ma non è uscita però. Brava, l'applauso non è per me, ma è per te. Sarai fortunata, ti sposerai e farai tanti figli, speriamo la squadra di pallone, tante belle cose. Senti, Gennaro, voglio sapere solo il mio ragazzo, perché in questi giorni... Ma lo vedo lontano! Sta vicino a te? No, in questo momento no. Aspetto una domanda di lavoro. Sì. Non ti preoccupare, sarà fortunato, auguri. La schedina adesso, passo la linea a Raimondo, prego. Senti, Gennaro. Signora, veloce. Ma è freddo lui vicino a me, io non lo vedo più come prima. Signora mia, signorina mia, il problema è questo. Mi deve dire solo una cosa, mi scusate un attimo per la schedina, abbiate pazienza, purtroppo qui ho cartomanzia o schedina, non riesco a concentrarmi. Tonino fa tutto toto schedina da stamattina, schedina, telegolfo, toto schedina, facciamo la schedina dopo. Signorina mia, le voglio dire due parole, però mi stia a sentire perché sto sudando sette camicie. Il problema è uno solo, sapete qual è? Che voi... La colpa è anche un po' vostra, io lo devo dire, perché tu dici, ecco, fai conto che io sia lui e lui sia me e lei è lei. Sì. Faccio uno schizzetto. Dimmi, invitami ad andare in un posto stasera, usciamo magari, non lo so, dimmi. Vorremmo andare stasera... No, stasera guarda, devo uscire con gli amici, per piacere, non è il caso. E dai, solo un po', un'oretta, due orette. E siamo stati insieme 4 ore, c'hai ancora il... dai, c'ho anche un impegno mio, che poi lui ha capito, insomma, in sostanza. Vuole un po' di sua libertà, perché in sostanza 13 ore non ti bastano? Giusto? Sì, Gennaro. Devi avere più fiducia, capisci? Sì. Gennaro, lui 2 ore va via, poverino, come lo capisco, 2 ore. Toto schedina. No, senti, Gennaro. Ancora. Ci dicono, comunque ti sposerai, sarai felice, avrai tanti bambini, tutti maschi. Toto schedina. Scusa, come ti chiami? Cira. Allora, comunque mi puoi dare i risultati? Cominciamo da Ancona Lecce. Sentiamo cosa succede. No. Uno. Bologna Reggiana. Brescia Lucchese. Come? X. Casertana Pescara. 1. Messina Palermo. 2. Modena Avellino. 1. Puoi cambiare? 2. X. Va bene. Comunque metti uno X. Ah, ma si sente la Padova Cosenza. 2. Piacenza Udinese. 1. Puoi cambiare anche questo? X. Metti uno X.
Pisa Cesena. No. Taranto Venezia. Siena Empoli. Due. Hai segnato? Taranto Venezia, puoi ripetere? Due. Due. Siena Empoli. No. Olbia Tempio. X. Francavilla Teramo. No. Cira, senti, comunque in regia rimani il tuo nome, il cognome e il tuo numero di telefono. Va bene? Va bene, comunque ti saluto. Buonasera. Ok? Buonasera. Buonasera! Allora, buonasera e noi dobbiamo dire una cosa importante. Primo piano a questo libro, un libro veramente formidabile che parla della cultura di Torre del Greco, alias Octalus Torre del Greco, che in latino vuol dire ottava torre, appunto, che è stata ricostruita 8 volte. Questo libro illustra tutta la torre antica e si parla della città naturalmente di Torre del Greco, come era una volta. Questo è l'interno della basilica, appunto. La basilica di Piazza Santa Croce all'interno, vedete? E adesso vi faccio vedere una cosa importante, però c'ho la mia valletta che adesso leggerà un piccolo articolo. Allora, dalla regia abbiamo un flitz per flizzare un attimo un'immagine. C'è un flitz? No. Ah, ce l'abbiamo, benissimo, abbiamo anche il flitz. Allora, io vorrei che il nostro cameraman e i nostri registi Peppe Galantuono e insieme a Raffaele mi bloccassero questa immagine che è molto ma molto importante. Sì, un attimo la telefonata, attendi un attimo perché stiamo dando un attimo la cultura, un attimo solo, ecco qua. Per gli amici di Radio Camaldo li devono telefonare all'882-2115. Ci troviamo esattamente dove? Nel Golfo. Sì. In via Salvatore Noto. Dove? In via Salvatore Noto. Benissimo, un attimo, sto cercando un qualcosa che non trovo, abbiate pazienza un attimo. Con calma. Sì, 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 tutto con calma si fa qua. Allora, tutto mi sembra, ecco, che quando uno cerca qualcosa non trova mai. Cosa riguarda? Riguarda un qualcosa di molto importante che io ci tengo che tu insomma fai sapere, perché poi andremo anche a... No, caro Tonino, non c'è purtroppo là quello che cerco io, è il fatto della casa dei 1500 morti monaci, che dobbiamo far leggere l'articolo, anche perché da questa casa è scoppiato il colera. Un po' di caffè? Grazie, proprio quello che ci voleva al momento giusto. Jenny, sì. Facciamo la pubblicità, facciamo caffè. Il passamano, vedi? Sì, dopo beviamo un bel caffè. Ecco, io non sono abituato a bere caffè nelle macchine elettriche perché vi giuro non è assolutamente buono. Una volta viene arrugginito, una volta viene bruciato, una volta viene, insomma, è un'ossessione. Questo caffè chi l'ha fatto? Lorenzo Mainiello. Allora è sicuramente un caffè splendido. Ma che è proprio casareccio, quindi di Napoli, un weekend meglio di così, signori miei, si muore. Dite la verità. Dopo mi devi dire la ricetta del giorno. Aspetta un attimo. Appunto, parleremo di una cosa molto buona. Vediamo queste immagini. Signori, sto trovando una cosa importantissima che non trovo. È cultura, è importante, si scherza tu. I mortelli. Trovato? Non ancora, è scomparso. L'abbiamo trovata, ecco qua, ecco qua. Senti, mi devi inquadrare perfettamente, dico perfettamente, questa casa. Per favore, ecco qua, avete flizzato. Allora, leggi questo articolo, questa è una casa che... No, rimanete l'immagine per favore. Ah vabbè, volete far vedere, si può riprendere l'immagine della casa o è scomparsa del tutto? Ah, rifacciamola da capo. Ok. Allora, ecco, facciamo un primo piano per favore a questa abitazione, perché adesso la nostra signorina Anna leggerà... No, ma si vede troppo lontano, eh? Ma prima andava... andiamo con l'altra camera, forza, l'altra camera, via, l'altra camera. Signori, questa è una cosa importantissima. Ecco, bravissimo, chi l'ha fatta questa inquadratura? Che è successo? Il televisore, Lorenzo, non lo vediamo più. Ecco. Fatto.
Ecco, possiamo togliere. Grazie. Allora, voi state osservando un caseggiato che risale a 300 anni fa. Esiste ancora. Esattamente la zona di Santa Maria del Pianto. È andato già via il Flitz? Benissimo. Eccolo là. Benissimo. Allora, però dopo che tu hai letto, inquadriamo anche le scritture per gli scettici. Puoi leggere questi tre articoli? E sì. Edificata, vai. È stata edificata dopo il passato contagio da devoti sopra un profondo pozzo che fu sepoltura della maggior parte di quelli che nel lacrimevole eccidio se ne morirono. Ecco. Essendone morti 1500 in quel passato anno. Erano, cioè nel 56. Scusami, bravissima. Erano dei devoti. Sì. Nel 56, se facciamo il conto, la casa appunto ha 300 anni ed esiste. Vai. Addirittura. L'altro è eretta su un profondo pozzo in cui erano stati gettati tutti i corpi estinti nel tempo del lacrimevole flagello, ma distrutta poi dall'eruzione del Vesuvio, fu riedificata dal presente sotto il titolo del Purgatorio. Benissimo, allora ritornerei sulla casa come immagine e adesso se Lorenzo può inquadrare, ecco perché i nostri mezzi sono potentissimi, questa scritta. Ecco, se Lorenzo o qualcuno faccia, ecco, se magari, perché guardate, queste sono realtà che voi dovete vedere, pensate un po' che, ecco, questa scritta qua, bravissima Santa Maria del Pianto, pensate un pochettino, pensate un po', attenzione, che questa casa appunto ha 300 anni ed esiste ancora, dopo il terremoto, delle persone sono andate ad abitare in questa casa, diciamo nell'interno di questa abitazione. E succedono cose allucinanti. C'è una signora che si chiama Maria e vede delle cose veramente strane. Dice che appunto mentre dorme vede proprio delle immagini di un uomo alto che così apre questo mantello e automaticamente riesce a vedere il suo volto tutto squarciato di sangue, dice che lo vede, urla e scappa via. Il marito la prendeva per pazza, sta povera signora, insomma, mio caro, andò da un neurologo, disse: guardate, io ho mia moglie che purtroppo ha dei sintomi che, molto preoccupanti. Sì, disse il medico dopo aver analizzato appunto la signora, disse: guardi che sua moglie è sanissima. Il pazzo, secondo me, è proprio lei, perché sua moglie è sanissima. Quindi ciò cosa aveva voluto significare? Aveva voluto significare che purtroppo chi moriva di morte violenta nell'eccidio, appunto di devoti che se ne morirono 1500, non potevano seppellire 1500 monaci, perché i briganti a quei tempi andarono a prendere, a prelevare, a uccidere, a assassinare questi monaci, a prelevare medaglioni, coppe d'oro, quadri di valore. Era un monastero quello che avete visto e adesso la gente vive ancora in quella casa. Signori miei, noi andremo con le camere di Telegolfo e andremo a riprendere questa signora che dice di vedere questo, questo e quello, e anche le persone che abitano giù hanno tremendamente paura. Pronto? Pronto? No. Buonasera. Pronto? Non sento più niente. Vediamo un pochettino, signori. Pronto? Pronto? Paolo, la tua radio. No, non sento. Può andare in diretta perché io mi concentro sul telefono, vediamo se è innocuo. Sì, pronto? No, innocuo, non dirà nessuna brutta parolaccia. Pronto? Pronto. Mi prendo io la responsabilità. Buonasera. Ciao, Paolo, la tua radio. Ciao, Paolo. Amore, salute o affari? Salute, 24 anni. 24 anni, Paolo, da che zona di Torre ci chiami? Parco Vallelonga. Come? Parco Vallelonga. Parco Vallelonga. Parco Vallelonga, sì. Paolo. Vediamo questo Paolo che cosa ha detto, su che cosa? Salute. Sulla salute. Sulla salute. Ma ci stai ascoltando per radio o ci vedi per televisione? No, televisione. Bravo. Oh. Vedo delle cose molto brutte, Paolo, eh. Che è, Genna? Paolo? Eh? Mi devi essere onesto. Sì. Io giuro, dici? Io giuro. Davanti a Dio Onnipotente.
davanti a Dio. Che tutto quel che dico, aspetta, cioè quello, che dici, quello che dici tu, aspetta, perché vedo una cosa. Pronto? Paolo? Sì. Scusate, non posso neanche. Dimmi. Paolo? Sì. Dico una cosa, no Paolo? Ma io Paolo lo sento e lo so il telefono purtroppo. Paolo, devi urlare un po' per favore. Sì, dimmi. Ecco, beh. Paolo, dimmi una cosa, ma a te le donne non ti piacciono? Paolo! Eh? Hai detto? Le donne a te non piacciono? Sì, come? No, perché guarda, devi essere onesto, vedo una cosa bruttissima qua. Devi dire la verità, tu hai paura di una brutta malattia? Che le ne... Allora io non sento sto Paolo, benedetto. Dimmi. No, non avete paura voi in regia, non avete paura. Dimmi. Paolo. Sentendo. Tu devi essere onesto quando sì. parli. Io ti, tu devi giurare su Dio sì. quello che tu dici. Sì. Ti ho detto, c'hai un handicap per le donne. Sì. Oh. Non sei stato mai fidanzato nella tua vita? No. E nemmeno ti vuoi fidanzare? Come? Perché purtroppo esce la dea che mi dice che purtroppo, se inquadriamo un attimo sta carta, se inquadriamo un attimo, debolezza. Tuo fratello sta fuori? Sì. Lo vedo fuori, si è realizzato. Sì. Senti, ma perché hai commesso questi atti impuri proprio con degli amici tu, ne? Parliamoci chiaramente, diamoci del tuo, eh? Perché l'hai fatto? Perché? Perché? Non lo so. Non lo so. Era desiderio tuo andare con i maschi? Ti piacciono quindi più i maschi che le donne? No, anche... Anche le donne. Però più i maschi! Tu ti devi esorcizzare assolutamente, devi avere un esorcismo totale, perché purtroppo se la natura, purtroppo ecco, alle volte sbaglia, se purtroppo la natura ha fatto un uomo deve essere uomo, non deve essere donna, purtroppo alle volte nascono degli uomini che sono uomini a livello di costituzione, ma all'interno... Sì, a livello di lavoro ti voglio dire una cosa... Volevo sapere se trovavo un lavoro. Sì, un lavoro. Purtroppo lui, è uscito questa cosa, mi dispiace tantissimo che tu sei un omosessuale, devo dirlo purtroppo, e sul lavoro fuoriesce un viaggio. Dove? Fuori! Ah, mi metto a lavorare fuori? Sì, sì, Roma! A quanto tempo? A quanto tempo? Escono 2 anni e mezzo! Da 2 anni? Sì, perché la domanda verrà respinta a causa del dottor Singhiozzo, non so chi è, comunque a me mi è uscito questo nome. D'accordo? Allora vado a lavorare a Roma. Sì, allora... comunque l'AIDS non l'hai ancora preso, stai attento. Arrivederci. Gennaro. La schedina? No, Gennaro, volevo sapere l'ultima cosa. Ho fatto la domanda della pensione, volevo vedere se la prendevo, la pensione. La domanda della pensione, vediamo se arriva la pensione. Se prendi la pensione non avrai il posto lavorativo, a livello... Ma io vedo che lui è un bel ragazzo, cioè perché io ti sto vedendo, Paolo, in questo momento sto parlando con te, io non ti ho mai visto in faccia a te, non ti conosco, però... Io ti conosco. A livello che io non ti so, di persona, diciamo. Mi hai visto forse in altri emittenti? No, ti ho visto anche in mezzo alla strada. Addirittura? Questo mi fa piacere, sto fatto. Sul motorino. Ma questi sanno tutto. Madonna mia. E perché non mi hai chiamato, scusami? Mi metteva vergogna. Che? Cosa ha detto? Mi vergognavo. Ah, ti metteva vergogna, poverino, lo capisco. È molto vedendo. No, ma hai fatto bene a non chiamarmi per il momento, perché sono molto impegnato. Allora... Signori, io non vi tengo qui per sorridere. No. Gennaro. Cosa? Per passare un weekend in santa pace. Per te uscirà il sole. Ma qua mi sembra mezzanotte la campana. Comunque. La pensione. Senti, Paolo, sì. Non ti preoccupare.
che la tua vita sarà piena di vendite. Però vedo, a te ti piace molto vendere? A livello di libri? No. Eppure fuoriesce un qualcosa di particolare. A livello di agenzia lavorerai. La pensione arriverà. Per quanto tempo? La pensione arriverà dopo gennaio. Auguri Paolo, grazie, però non andare... vabbè, ti salutiamo, grazie, perché il tempo è tiranno. Ciao, ciao. Ciao Paolo, ciao, 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 buonasera. Purtroppo, signori, io mi dispiace, di queste cose. Tonino caro, tu hai tutte le ragioni. Purtroppo, poverino, mettiamoci anche nei panni di chi soffre, essendo maschio, che, insomma, deriva da donna. Insomma, vabbè, andiamo avanti. Non manca nessun attributo a questo condimento. Allora, vediamo un pochino. Lo so, dopo. Lo so che puoi andare via, lo so, già sto prendendo i tuoi pensieri, ma purtroppo devi ancora soffrire, brutto malefico. Allora, vediamo un pochettino, il cameraman lo vedo un po' distrutto. Fa male il braccio, ha ragione. La prossima volta ti porto 7 acque di 7 parrocchie, così insomma il tuo braccio non avrà più di queste disfunzioni. Allora, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, lei da dove chiama? Devo dire che Telegulfo sta mandando dei film bellissimi. Io stanotte mi sono gustato al weekend di notte, perché di notte trasmette il viaggio nel futuro. Aspetta, come si chiamava quel film? L'avete visto? Ritorno al futuro. Ma un film straordinario. Veramente complimenti. Poi stanotte, sempre parlo della notte, dopo il film che è terminato, è iniziato... un altro meraviglioso film, uno più bello dell'altro, devo dire veramente. Telegolf ha fatto delle bellissime programmazioni fino alle 5 del mattino. Il documentario alle 5 meno un quarto ha parlato di Roma e i suoi monumenti, bellissimo, straordinaria la regia di Antonio Serpe, che mette in programmazione queste belle cose che io di notte non dormo mai. Ecco, per me la notte è il giorno, prendo la notte per il giorno. Veramente complimenti ad Antonio Serpe. Allora, che cosa è successo? Allora, carissimi telespettatori, il weekend notturno continua ancora con la prossima telefonata. Pronto, signora? Buonasera, sono Ida. Alzate la voce! Come? Ida dalla stazione centrale. Ida dalla stazione centrale, ma lei è un'artista? Io no. Non è la famosa cantante Ida Rendano? Magari. Come? Magari. Io non la sento. Magari. Magari. Allora, Ida, quanti anni hai? Io, 22. Ida, per radio ci ascolti? Sì. Fortunata pure a prendere la linea. Devo dire che questo collegamento radio è stato fatto veramente per bene, veramente. Allora, a proposito, permettete, io non sono abituato a fare saluti di qua, saluti di là, ma devo salutare a coloro che stanno a Radio Camaldoli in questo momento, all'amico Luigi che sta facendo da tecnico per questo tipo di trasmissione, che appena finisce questo va subito alla pubblicità. Allora, Ida! Sì? Napoli Centrale. Ah, benissimo, sento bene adesso. Ida, quanti anni hai? 22. 22 anni! Benissimo! Che segno sei? Vergine. Vergine? Sì. Speriamo di fatti anche. Allora. Salvatore piange, non lo so il perché. Io mi ci diverto perché giustamente alle volte è bello vedere i problemi delle persone, però ironizzare un po' la cosa perché diventa troppo drammatica. Senti, Ciro chi è? Non lo conosco. Non ho capito. Non lo conosco. Non lo conosci. E allora tuo cugino come si chiama? Mio cugino. Eh? Non si chiama Ciro. Senti, io vedo un certo Ciro. No, nessuno. E allora senti, tu vuoi giocare anche tu una carta con me? Che cosa? Ciro, domanda... Ciro, veramente dovrebbe essere il mio macellaio. No, il macellaio togliamolo di mezzo, il povero macellaio in mezzo, insomma. E lui deve vendere la carne. Appunto. Togliamo il macellaio che non c'ha niente a che fare. Io ho detto Ciro, ci sta un parente di tua madre che si chiama Ciro. Un parente che si chiama Ciro? No. Di donna, chi è? È una ex amica. Io non riesco a recepire. Non è nessuna. È una nostra amica. È una ex amica. Ecco. E Ciro chi è? E Ciro non è nessuno. Oddio Cristo, ma come sono forti questi radioascoltatori e telespettatori, Ciro non è il padre. Come si chiama il padre? Di chi? Di donna, come?
Nessuno. Oddio Cristo, io vedo di donna e Ciro e c'ha un significato. C'ha un significato, non può essere assolutamente. E che significato c'è? Sono cose mie, dopo te le dico. E comunque, voglio sapere, Ciro chi è? Non è nessuno. Domanda a tua madre. Mi passi. Stavo andato, pure lei ha detto non è nessuno. Passami un attimo la mamma. Adesso gli faccio venire in mente chi è Ciro. Signora? Pronto? Signora, buonasera, egregia signora. Buonasera. Stavo parlando con sua figlia, Ida. Sì. Stavo parlando di un Ciro. Ma non c'è nessun Ciro. Signora mia, un attimo, mi faccia finire. Sì, vabbè. Allora, le voglio dire due parole. Sì. Lei mi sente? Sì, sì. Aspetta un attimo. Chiamata urgente per il numero... 8. Signora! Sì? Ciro! Ciro, sì. 2, 1... 1, c'è una sì. Signora mia, ditemi, questo Ciro appartiene a di donna. Di donna. Dovrebbe essere o il padre o precisamente uno zio. Nessun zio, nessun padre. Mio padre si chiamava Pasquale. Poi? Mio suo si chiamava Giuseppe. Poi? Il fratello di mio marito Enzo. Poi? Io non ho fratello e non ho sorella. Sì. Mia mamma Ida. Poi? E basta, questa è la mia famiglia. I miei figli Enzo, Massimo e Lino. Sua figlia è fidanzata, mi scusi un attimo. La mia, la femmina? Sì. Sì. Benissimo. Allora, io Ciro non lo butto, lo metto qua, Mettetela a posto. Lo metto qua un attimo. Alla vostra figlia me la potete passare, dopo esce automatico questo Ciro. Ci ho capito come te. Arrivederci. Ida? Ida? Sì, pronto. Quanti anni hai? 22. Senti, tu hai avuto una delusione d'amore in passato? Sì. Vedo un ragazzo che ti ha lasciato? Sì. Un ragazzo altolocato? E chi è il drogato? No, drogato. No, aspetta, ho detto un ragazzo altolocato, quello che ti ha lasciato, e chi è il drogato? Sono due persone, uno differente dall'altro. C'ha qualche parente tossico? No, no. Perché vedo uno di questo genere. Poi, dimmi una cosa, sì. Ma Ciro... Non era l'amico di questo ragazzo che ti ha abbandonato? Non lo so. Io vedevo un ragazzo sempre con lui. Puoi Salvatore fare. Chi è? Il centro. Come? Il centro. Non ho capito. Hai centrato? È pure mio padre però. Dio Cristo, il tuo ragazzo è Salvatore? No, attualmente no. Ma l'ex ragazza era Salvatore? Sì. Oh, benedetto Dio. E Ciro chi è? È probabile che sia un tuo amico. No, è probabile, tu lo sai che era il suo amico. E non lo conosco allora. Quello là con i baffetti. E non lo so se si chiama. Non l'hai mai visto quello con i baffetti? Sì. E come si chiama? E non lo so. Benedetto Santo, si chiama Ciro. Grazie, vuole sapere. No, io tanto te lo dico perché io lo. Cioè, tu mi dovresti ringraziare a me veramente nel senso della parola. Grazie. Perché se io ti dico, io Salvatore è il tuo ragazzo, se la facevo con uno con i baffetti, e sto Ciro che va a cavallo, cioè vuol dire che andava con lui, facciamolo vedere, che io l'ho messo da parte, ciò vuol dire che questo qua era l'amico del tuo ragazzo, dell'ex ragazzo, e se tu hai bisticciato è stato anche colpa di questo Ciro, perciò questo Ciro c'entra in mezzo, hai capito? No. Come? Lo immaginavo. Lo immaginavi? Sì. E allora quando senti questo nome devi vedere la morte. Cioè non so se lei mi ha capito oppure no. Pasquale, chi è? Mio fratello. Lo vedo. Angelo, chi è? Non lo conosco. Benissimo, lo conoscerai prossimamente, fra un mese e mezzo preciso. Un mese e mezzo preciso. Sì, ma io attualmente... Lo so che sei fidanzata, sei felice, però il tuo ragazzo ultimamente lo vedi un po' strano. Sì. Perché purtroppo, lui che segno è? Cancro? No, pesci. Pesci? Lui purtroppo viene influito dalla famiglia. La famiglia è negativa. Da parte mia o da sua? No, la sua. Sì. Lo sapevi già? No, veramente da parte mia. Perché vedo la famiglia qui che non è favorevole in sostanza. Ah, da parte... Senti, ma ha avuto a che fare con brutte amicizie? Chi, lui? No, non lo so. Senti, io vedo vedo qua, sulle carte che mi esce... La guardia giurata. No, lavora fuori comunque. La guardia giurata che cosa c'entra? Vuol dire ha avuto qualche problema di legge in passato? No, fece il concorso. Ma di guardia giurata?
Di carabinieri. E va bene, stiamo là, no? Madonna mia, io mi devo ribattezzare. Chi è che ha l'acqua santa qua? Nessuno? No. Io mi devo ribattezzare. Io parlo africano. Forse mi risponderebbero in questo modo. Va bene, signora mia, il suo futuro è splendido, si sposerà e farà tanti figli. Auguri, arrivederci. No, mi ha fatto arrabbiare. Io sto dicendo a me, chi è questo? Ho detto tutto in sostanza, tutto, e mi dicono di no. Cioè io veramente mi devo ribattezzare. Signori miei, cosa rispondi a questo? Tu, ecco, adesso che voi vedete come io lotto quando parlo per radio, così faccio in studio. Cioè io prendo la realtà dei fatti. Qui abbiamo un mazzo di carte. Quindi cosa rispondi a queste cose? Che cos'è oggi la paranormalità vista e toccata al confronto? Ma ti devo Silenzio dire che massimo. All'inizio ero un po' scettica, sai? Sì, adesso? Tanto. Benissimo. Mentre passiamo a Filipponio, cosa dice? No. Lasciatemi stare Filipponio. Cosa no, dice? Neanche io ci credevo, guarda, adesso... Non ci credi proprio no, più? Ci credo. Ah, benissimo, grazie. Io volevo... sì, abbiamo terminato. Abbiamo terminato, però io vorrei terminare in bellezza questa sera. Con il nostro Antonio Serpe qua dietro a salutarci e a vederci. Un momento solo, ti devo dire una cosa. Tu hai parlato d'amore, di affari, di salute, però una schedina vincente non ce l'hai data. Oddio Cristo, voi queste schedine. Dio. Già applaudiscono, facciamoci un applauso a tutti quanti. Signori miei, tutti quanti. Che dici, la facciamo fare la schedina vincente? No, a casa 90. Il napoletano ha parlato, signori miei, io non lo so, insomma, non lo so. Madonna mia, caro Peppe, aiutami, purtroppo mi avete rovinato. Gennaro, cerchiamo di fare presto, perché c'è mezzanotte e un quarto. Allora, dei vampiri? Chiudono, e non si gioca più. E se domani esce il 13, non do fabbre provi più. Parola di Raimondo. Da Napoli. Da Napoli. Ha parlato appunto Raimondo da Napoli. Un attimo. Pierluigi, volevo te la segna lui. E volevo poi salutare Pierluigi Ortiero, perché Pierluigi Ortiero, questo ragazzo, veramente farebbe molto teatro, veramente sarebbe bravo a fare teatro. Proprio al napoletano verace, signori, ma di quelli che veramente... A me? Bravo. Vediamo un po' chi è. È una diretta. Ma io mi devo questo weekend fra me, insomma la televisione non deve più mandare sti film, ma cosa? Manca un pochettino. Ah, segnalo. No, perché non cominciamo, per favore, non cominciamo. La luce e facciamo qua. Vediamo, prendiamola, non la facciamo aspettare. Su, prendiamo. Pronto? Grazie ai tecnici che sono sempre bravissimi, più che mai. È l'ultimo, promesso. Pronto? Gennaro. Buonasera. Buonasera. Signora, alzate la voce. Buonasera signora. Ciao. La voce? Sì. Da dove chiama? Da Torre del Greco. Sì signora, però la prego, io non mi vorrei spolmonare con quest'ultima telefonata. Un po' più alta la voce, gentilmente. Sì, sì. Precisamente da dove? Dalla Litorania. Dalla Litorania? Sì. Come ci vede? Sì, bene. Sul canale? 31? No, sto sentendo per radio. Ah, allora si sente. Signora, lei deve accendere il televisore. Però, non lo vedo proprio. Signora mia, non dica assurdità. Non lo vedo. Signora, deve comprare... signora, sì. Signora, prendete un pezzo di carta sì. E una penna, immediatamente. Aspettate. Sì, sì, io aspetto, però deve far presto. Vogliamo ricordare i programmi di domani. Dove stanno i fogli? I programmi di domani. Ecco, la nostra annunciatrice ci annuncia... Allora, mi avvisano che domani dalle 10 alle 15, un attimo solo. Le 10 del mattino? Pronto. Benissimo, domani è una bellissima giornata di domenica, io me ne vado a Ischia, prego. Alle 15 saranno trasmessi dei film, poi... Ah sì, mi dicono... Rotocalco di informazioni. Alle 15 alle 18 le partite con noi, cioè con il weekend sport. Poi alle 18, se non erro... La sera... Una trasmissione, però non sono molto sicura, una trasmissione... Dica. Per Denaro. Giovani, diciamo. Spazio giovani, e voilà! E quindi... E poi alle 21 una replica, una poesia per tutti con Pierluigi Ortiz. Un applauso a Pierluigi perché ha dimostrato veramente di...
Io lo saluto Pierluigi perché devo dire una cosa. Se, ecco, una cosa, io ho cominciato con Pierluigi Ortiero, miei cari telespettatori. Devo dire questo, la prima radio che io ho fatto è stata la sua radio e avevo l'età di 19 anni. Ma prima ancora, quando avevo... Vabbè, lasciamo stare mo queste cose. Comunque un saluto a Pierluigi perché è un uomo in gamba, l'ho visto, solo quando litiga con Mario con i baffetti, signori miei, è un filodramma proprio che non sopporto. Perché Pierluigi, poverino, vuole fare la poesia. Poi se la prende con Beppe, scancella tutto, scancella. Non sa con chi prendersa, Pierluigi, lei è nato per recitare. Allora, c'è la signora al telefono. Avete ragione, scusate. Pronto? Gennaro. Buonasera. Ciao. Ah, signora è quella di prima, sì. Sì. No, signora, mi scusi, avevo ciao. Dimenticato. Da dove chiama? Dalla Litorania. Come si chiama? Libera. Come? Libera. 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 Sì. Il telefono è occupato, comunque Libera lei di nome. Sì. E quindi quanti anni ha signora Libera? Io 19. Ah, signorina. Signorina o signora? Signorina. Ah, signorina, va bene. La signorina Libera. Vediamo se è libera di tutto o dire qualche fattura, vediamo un po'. Ti posso aiutare? Vuoi farle tu le carte? No, 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 le carte no. Solo sapere. No, sai. Mi diletto anch'io, però non sono ancora così brava da poterle fare. Ecco. Vediamo un po' cosa esce per Libera. Annunciazione, annunciazione. Allora, inquadrate questa carta. Ecco, bravissima. Vedete, questo porta appunto il messaggio, un po' squallida come carta, ma comunque. Sempre il mio sbinnonno, sai, con il lupo. Senti Anna, dove hai messo il vino? Allora, questa, annunciazione di buone notizie. Chi è che sta lontano? A me? Eh? È il mio ragazzo. Lo vedo sulle acque, sta imbarcato? No, no. Sta lontano, fuori? Sì, fuori. Perché lo vedo lontano in sostanza. Devi stare attenta. Il cuoco chi è? È lui. Ecco, è uscito il cuoco. I fornelli, le cucine. E i fornelli e le cucine e le fiammelle. Libera. Sì. Ti voglio dire una cosa molto, molto importante. Sì. Importantissima più che mai. Devi sapere che il tuo ragazzo sta passando dei brutti momenti. Lo so. Ti ha telefonato stasera alle 8? No, ho telefonato io e non c'è. Alle 8? Sì, sì. Perché vedo una telefonata fatta alle 8. Sì. La tipa ha registrato alle 8. Ti ha risposto Biagio. Chi è Biagio? No, uno che lavorava, chi era? No, mi ha risposto la tua. Io vedo Biagio, ma dorme con Biagio sto ragazzo? No, con la famiglia. Ma chi è Biagio? È qualche fratello. Sì, infatti il fratello si chiama Biagio, guardate un po'. Qui è inutile che dici Ciro, Antonio, Pasquale, Giovanni, Giovannino, Pasqualino, Sorrentino. No, qui ognuno ha un nome diverso. Le carte dicono un nome, ne dicono un altro, ogni carta ha un suo nome. Per esempio, come Tonino... Chi è Tonino, a parte il nostro Antonio Serpe? Come? Toni, chi è? Silenzio! Chi è? Un ex. Io non ho capito chi è. No, puoi alzare un po' la voce? Sì, è un ex. È un ex. Questo qua ti sta ancora tormentando, sta tormentando le carte. Lo so. Vuole ottenere da te qualcosa, eh? Lo so, sì. Non gliela dare. Assolutamente. Brutta maledetta, perché tu volevi uscire anche tu con lui. Sì. E sei uscita. Perché hai tradito il tuo ragazzo? E non ce l'ho fatta. Perché l'hai fatto sotto a quella galleria? Guarda, un posto orribile mettere un mostro là, te lo giuro. Guarda. No, guarda, ti giuro, guarda, ti giuro. Perché hai tradito il tuo ragazzo? Se no, quello sta sgobbando, sta lavorando, poverino, per te, per sposarti, e tu le fai le corna. No, guarda. No, senti. Devi essere una donna seria, abbi pazienza, guarda, abbi pazienza. Senti, io l'ho conosciuto prima questo ragazzo qua. Alzate la diretta, non sento. Gennaro? Alza la voce! Allora, questa ragazza, avete capito la storia? Sì, sì. Allora, fate il commento. Commento, vogliamo sapere... Sentiamo lei, io già so tutto, sentiamo lei adesso. Gennaro? Sì, ti ascolto, parla. Senti, io non ho tradito il mio ragazzo.
ragazzo. Io ho conosciuto prima questo. Madonna, Raffaele, abbiamo una televisione internazionale, niente, un telefono che non si sente. Lei non ha tradito il suo ragazzo, ha conosciuto prima lui. Ma c'è andato a letto con lui, scusami. Dopo che... No, no, guarda, perché mettiamo i punti sulle i qua. Cioè, qua il discorso è questo. Il tuo ragazzo sta fuori, questo ti ha invitato e tu ci sei caduta. È vero o non è vero? Lo potresti giurare su Dio? No, è vero. Oh, è vero. E noi ti facciamo un applauso perché sei stata una persona che ha accettato, diciamo, di aver sbagliato. E quindi merita un applauso, anche se prendi le sottoparti di una donna. Quindi, ovviamente, è una cosa grave, sta diventando un vizio, sta diventando un vizio, hai capito? No, Gennaro. E hai chiuso per sempre? Con lui? Sì, me lo prometti? Con Tonino non esci più? Sì. Anche perché serve qui alla televisione. Va bene, stiamo parlando... Va bene. Sarai molto fortunata in amore. Senti, Toto 13, dimmi, veloce. Gennaro, vorrei dire, con questo Franco mi sposo. Io sento, con questo Franco, cosa? Con questo Franco... C'ho un avvenire. Senti, questo Franco già ormai hai fatto tutto quello che dovevi fare. Purtroppo, contento o non contento, ti sposerai. Contenta tu? Alza la voce. Gennaro? Sì? Dico, allora con questo Franco ho un avvenire. Sì, ti sposi. Diglielo che si sposa. Sì, ti sposi. D'accordo. Vabbè. Ti sposi, però non lo ami. È una cosa brutta. Io non ti farei sposare con questo Franco. Perché no, tu devi sposare una persona che ami, non una persona solo per interessi. È la cosa più brutta di questo mondo, hai capito, amore mio? Lo so, però io vorrei... Ti piacciono i suoi soldini, le sue macchine, i suoi palazzi, questi. Però giustamente tu lo devi sposare perché ti deve piacere... Cioè, perché dopo va a finire che sì, concludiamo... Che automaticamente, caro Tonino, tu che sei un avvocato e ne potresti mettere in merito queste cause di divorzi e matrimoni, qui dobbiamo aprire un'agenzia matrimoniale per queste cose. Allora, comunque è meglio che non ti sposi con Franco, non lo rovinare, ti voglio bene. Ci sono tante persone, ti potresti innamorare un giorno della persona giusta e così automaticamente tu... Un attimo. Tu devi... Signori, tu devi trovare la persona giusta per sposarti, hai capito? Dico, senti, con questo Tonino non c'è niente. Vedi che tu ritorni sempre su Tonino. Tu ritorni, tu con Tonino devi riuscire ancora un'altra volta. Però ti voglio dire una cosa, io ti sto urlando, mi sto innervosendo, sai perché? Perché io vedo il tuo povero ragazzo che sta lavorando. Ecco cosa siete voi donne. No, noi. Sì. Sì, sono donna, ma non fate di tutto l'erba un bacio, non ho capito. No, dico nel c'è senso donna... C'è sempre che conferma la regola, no? Certo. Signori, abbiamo concluso. Toto Schedina. Un attimo solo, per favore, mi puoi ripetere il tuo nome? Dovete essere delle donne un pochettino più dure, non dovete cedere, perché poi l'amore è ancora più bello. D'accordo? Sì. Toto 13. Scusa un attimo, mi ripeti il tuo nome? Libera. Libera? Sì. Da Napoli, vero? No, da dove sei? No, da ti sei rimbambita stasera? Senti, devi lasciare tutte le tue generalità in regia e adesso ti passo ai colleghi qui per la schedina. Vabbè. Allora, libera? Sì. Un po' più di... Allora, Ancona, Lecce? Uno. Segna, muoviti, fai presto, che tardi. Abbiamo trascorso un bel weekend, la limonata l'abbiamo presa, tutto a posto. Bologna-Reggiana. Pronto? Libera. Sì. Bologna-Reggiana. X. Brescia-Lucchese. Libera. Sì. Brescia-Lucchese. X. Casertana-Pescara. 1. Messina-Palermo. 1. Modena-Avellino. X. Padova-Cosenza. Piacenza-Udinese. 1. Pisa-Cesena. Taranto-Venezia. Siena-Empoli. 1. Olbia-Tempio. 1. Francavilla-Teramo.
Va bene, comunque rimani le tue generalità alla regia. Io ti do una buona notte, va bene? Certo, certo, ciao, ciao. Certo, certo. La regia sicuramente avrà preparato già la sigla. Prima di concludere, signori telespettatori... Scusa, hai mantenuto di mantenere la tua promessa? Oddio, io non ho fatto nessun patto con il diavolo. No, con noi sì. Con noi la fa. Devi dare la schedina, altrimenti chiudo. Silenzio, decide Antonio Serpe. Si fa la maledetto, mi hai rovinato Antonio anche Serpe questa dice sera. Che si fa la e allora se io faccio la schedina voglio Antonio Serpe vicino al mio lettino. Signor Antonio, gentilmente si accomodi, si accomodi al suo tavolino. Allora ci servono i soldi e deve fare un saluto ai telespettatori di Telegolf, abbiate pazienza. Se la camera può andare un attimo sul Tonino, inseguitelo nella sala regia perché dovete far salutare il brutto maledetto che si nasconde. Dove sta? Dove sta? No, la dico io questo. Inquadriamolo! Le luci! Ragazzi, aiutate, girate le luci in regia! Forza! Forza e coraggio, Peppe, non muori fulminato, non ti preoccupare! Andate a rincorrere il maledetto, sta di là! Ecco, lo voglio vedere in TV, dov'è? Non lo vedo! Non lo vedo! No, in televisione lo voglio vedere! Eccolo là il maledetto, cerca di tentare la fuga, ma le nostre camere sono potenti! Eccolo là, dove vai? Grazie, mando un saluto! Ciao Antonio! Ciao! Lo vedete già con la cuffia del sognettino che vuole fare stanotte. Allora, okay. Signori, grazie Antonio per la collaborazione, grazie di tutto. Gennaro D'Auria, Gennaro. Allora, vabbè, facciamo sta schedì. Prego a lei. Prego. A me gli occhi. Ah? A me gli occhi. Vabbè. Ancuna licce. 1X. Bologna. XX. Ehi, aspetta, Bologna Reggia. X. Pareggio. Brescia Lucchese. X. Casertana Pescara. 1. Messina Palermo. 1X. Modena Avellino. X1. Padova Cosenza. X2. Piacenza Udinese. 1-1. Pisa Cesena. 1X. Taranto Venezia. 1X. Siena Empoli. 1X. Tombola! Olbia Tempio. X1. Francavilla Teramo. Ma Franca sta nella villa? Sì, si è andato a fare un giro sulla carrozzella. Ah, e allora facciamo una cosa, quando gli diamo? Francavilla Teramo, oh, quando gli diamo? Ho dimenticato cosa mi ha detto lo spirito della notte, proprio l'ultimo risultato. Francavilla Teramo. Facciamo pareggio. Signori, questa è la schedina di Gennaro D'Auria. 0 punti. Domani facciamo 13, tutti signori quanti. Signori miei, se facciamo 13 vi giuro, facciamo... che sono? Addirittura. Prendiamo poco allora. Vabbè. Comunque... Io mi metto la mia giacca, perché comincia a fare freddo. Infatti le temperature, non so se le hai lette, scendono e quindi noi dobbiamo anche noi scendere tra poco. Siamo pronti per imbarcarci. Comunque è stata una bella serata, miei cari telespettatori, almeno per me, sperando anche per voi. Se qualcuno, ecco, io avevo riservato un angolo. Per carità, potremmo parlare fino a domani qui, veramente c'è libertà, democrazia e veramente Telegolfo arriverà all'apice. Oggi è stata una giornata tanto per conoscerci un po', tanto per conoscere voi se accettate questo tipo di programma. Però ovviamente dalla prossima edizione massima serietà, perché giustamente è stato un bel weekend, una bella settimana, l'abbiamo chiusa in bellezza, giusto? Ci volevo, no? Ecco, tanto per conoscerci. Allora, adesso noi concludiamo tutto ciò dandovi appuntamento a sabato prossimo dalle 21 alle 24, però c'è una cosa importante che vi voglio dire. Signori telespettatori, è stata la puntata, diciamo, zero, abbiamo un pochettino riso, scherzato, è un weekend fra amici. Cercate anche voi da casa, perché 4 ore di trasmissioni continue, e noi lo facciamo esclusivamente a voi che volete restare svegli e guardare un qualcosa di, appunto, di casa vostra, perché Telegolfo, a parte che trasmette cultura, sport, spettacolo e tanta buona musica, che voi ascoltate di notte, ma potete anche, amici telespettatori, farvi anche, non dico una risatina, ma stare fra amici, ecco, passare, trascorrere la serata con amici veramente del vostro cuore.
Non lo so, la regia apre i telefoni, è finito. È finito, è finito. La messa è finita. Andate in pace, infatti. Io vi lascio con veramente buon auspicio a tutti quanti. Sono stato felice, appunto, di avere qui ospite Raimondo da Napoli. Diamogli un applauso. Salvatore da Napoli, un applauso. La nostra star più bella che mai, veramente eccezionale. Ancora abbiamo qui, gosta la notizia, appunto, come ti chiami, scusa? Angela. Angela, stupenda più che mai, il rossetto mi piace alla fragola. Abbiamo il nostro Lorenzo, il cameraman, che quando appunto sta dall'altro studio. Abbiamo appunto il nostro Giuseppe alle luci, mentre Raffaele e Peppe e Tonino alla direzione vi dicono, signori miei, grazie per appunto la visione di questo programma del weekend tra amici. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo dalle 21 alle 24. Ok, posso aggiungere una cosa? Una sola. Una sola, veloce. Allora, domani invece noi ci rivediamo e una confidenza, seguite il programma dalle 4 alle 6 perché probabilmente c'è la probabilità di una vincita, sì, ci casca qualcosa. E poi inoltre mi raccomando, seguite sempre Telegolfo perché come ha detto appunto Gennaro, oltre ai film c'è simpatia, c'è allegria, c'è cultura, quindi diciamo è una televisione abbastanza comprende parecchio. Cos'è questo abbastanza? È la prima Torre del Greco, stop! Buonasera! Oh, una pausa, Gennaro Dauro, no, è una pausa.